sono tecnologico. Oggi sei tecnologico e quello che state ascoltando e guardando su YouTube è Fumble. Non Octopus Season, come abbiamo sembra detto. In edizione limitata perché manca uno di noi, ma in realtà c'è, vero Manto? Sì, ho spento il microfono. Sentiamo bene. Attenzione, comunque c'è un nuovo ascoltatore. Oh! Iniziamo la puntata così. Rotgar. Invitazione. Rotgar, che è il nome di un mio BG bar. Di solito tutti i miei barbari quando non mi chiamano Rotgar. Ciao Rotgar, e quello che state ascoltando invece voi e tutti gli altri è Fumble. Speciale Dragon Age. Non è speciale, è Dragon Age. È Dragon Age, ci siamo noi, è speciale. Ah, ok. È Rotgar. Rotgar. Non c'è la R, ci sono molte H in più, ma c'è una R di meno. Dato che hai detto questa cosa, farai il riassunto, ma non dopo, ma non prima. Ma non prima di aver detto le cose importanti. Ma non prima delle cose importanti, che sono QWERTY.it e FumbleGDR sono i siti di questa trasmissione, ma su QWERTY.it c'è anche QWERTY.it/associati, dove potete darci i vostri dindini per comprare manuali, giochi in scatola per com'è quel gioco, microfoni, una tovaglia di ricambio per questa che sta iniziando a sporcarsi e sarà da togliere prima o poi, e tutte queste cose. Oppure potete donarci quello che volete, l'ho già detto, oppure potete associarvi, costa 20 euro l'anno, oppure il 20 euro l'anno, così poco. Sempre stato neanche Netflix, così poco. Capito, ma Netflix. E comunque da meno contenuti di qualità di noi, Netflix. Ah, sì, sappiamo, di qualità sì. Ne dà di più, ma meno di qualità. Sì, assolutamente. Il survey, il survey è QWERTY.it/survey, ma lo trovate. Quanto dura sto survey? Fino a che dico che è finito, va bene. È finito solo quando è finito. È finito solo quando ti ho detto che ti avrei ucciso per ultimo? Questo questionario è importante per noi per capire chi siete voi che ci ascoltate e capitalizzare sulle vostre teste senza farvi pagare dei soldi. Direi che... è un modo gentile di dirlo. È una motivazione. Perché Fumble, diciamo le cose come stanno. Assolutamente sì. Fumble per la verità giornalistica. Fumble per le scelte morali, Fumble per il lucro. Esatto. No. Questa Fumble sera... per il metallo. Anche sempre. E per lo Shadow and Spoiler. Questa sera giochiamo a Dragon Age e dato che ti sei offerto volontario per fare il riassunto, Manto, prego fai il riassunto, Claudio. Ok, proviamo a fare questo riassunto. Ormai Locklear, Richard e Katog hanno cominciato a... si conoscono da un po', hanno vissuto un po' di avventure insieme. Una in particolare se la ricordano bene perché è stata probabilmente l'unica in cui non sono riusciti a sbarazzarsi completamente della minaccia che avevano davanti. Ed è stato il combattimento con Acclesius, questo maledettissimo e potente mago. Grande mago! Prole oscura senziente, che pare essere il seguace del Guardiano della Notte. Il Guardiano della Notte. Alcuni dicono che sia un Ravnos. Altri dicono che siano i Guerrieri della Notte. Ma è un altro gioco. Che cosa vuole fare questo Guardiano della Notte? Vabbè, è un cattivo di Dragon Age, vuole porre fine al mondo per come lo conosciamo e all'esistenza intera. I cattivi di Dragon Age di solito non hanno grandissime sfumature. No. Perché? Sono molto manichei. O bene, o male. Male è come è messa la fortezza della veglia, infatti ce ne siamo andati, perché pare che non ci sia più nessuno, non sappiamo se lì o proprio dappertutto, sono morti praticamente tutti i grandi PNG di Dragon Age, perché i nostri PNG sono più belli di quelli di Dragon Age. In realtà con certezza ne è morto uno solo. Che è l'ex... Toro di Ferro. No, è morto anche il custode grigio che è finito schiacciato. Ah, Blackwall. È morto spappolato da un masso. Cosa abbiamo fatto? Noi sappiamo che questa maledizione, questo grande incantesimo che ha fatto Acclesius, non ha colpito noi perché eravamo custodi grigi. Non ha colpito neanche Blackwall, ma Blackwall è stato colpito da un masso gigante, il che non è comunque... L'ha colpito qualcos'altro. Non l'ha colpito l'incantesimo. Noi, tramite i fenomenali poteri cosmici di Locklear, siamo riusciti a usare un Eluvian per andare nella landa degli Eluvian, dove tutti gli Eluvian ci sono. E poi vanno a morire gli Eluvian. È tipo la Valle degli Orti, però con gli Eluvian. Il minestrone della Valle degli Eluvian. Siamo riusciti a metterci sulle tracce di Acclesius, seguendo la traccia di un incantesimo, e dopo aver parlato con il demone della calma, della pigrizia che possedeva... Che è un sottotipo diverso del demone
dello slot demon che si trova di solito. È proprio questo, è della pigrizia. È proprio della pigrizia, esatto. Il demone della pigrizia che, non mi ricordo il nome su, il suo nome. Aidan. Che possedeva il corpo di Aidan, che ormai non è messo più tanto bene perché Kato gli ha spaccato il collo. Bene, benissimo. Lo ha fatto per un istinto di autoconservazione e probabilmente Aidan non si sveglia. Calo di zuccheri. Sì, esatto. Kato, mangia uno sneakers. Perché? Perché? Dove siamo arrivati? Siamo arrivati seguendo questa traccia magica, in particolare il riflesso dello squarcio che si è aperto nel cielo, specchiato nelle Luvian. Tutto il giorno a uccidere prole oscura. E adesso non ci vedo più dalla fame. Lo dice sempre Katog. Siamo arrivati alle rovine elfiche e pare che siamo arrivati al passaggio che ci condurrà da Clisius. Peccato che delle ombre si sono animate, le nostre ombre si sono animate, e noi ci troviamo con le armi in pugno per affrontare. Ah, era finita così? Sì. E prima di iniziare il combattimento ci sono da dire che oggi che stiamo andando in diretta è il giorno dell'asciugamano. Ebbene sì. Oggi che stiamo andando in diretta è il... Aspetta che devo scriverli. È il 39esimo anniversario della messa in onda di Guerre Stellari in America. Ok, è il compleanno, è difficile metterlo come hashtag questo. Ed è il compleanno di Ian McKellen. Vabbè, ok. Tutto non che è il Geek Pride Day. Ok. Per buttare dentro della roba. Aggiungiamoci anche il... Ed è anche il mio compleanno. Non è vero. Non dire castronerie. No, però per esempio potremmo farlo diventare il giorno del Power Pride. Il Power Pride, giusto. Potrebbe ci essere. Sta. Oggi così è il tutti, Power Pride. Così tutti se lo ricordano. Il giorno dell'asciugamano, tutti i power player con l'asciugamano sulle spalle. Chiaramente perché l'asciugamano ovviamente se devi prendere, tipo se ti fanno riscaldare il metallo può essere comodo. Ad esempio. Non solo, quando devi fare tutti i conti del power player che tira 46 dadi e poi sudi, ci somma. E ti devi asciugare. Detto queste cazzate, possiamo andare a spaccare le ossa a qualcuno. Spacchiamo le ossa. Quindi, iniziativa. D'accordo. Ah, così proprio? Sì. Poi no, se tu vuoi parlare con... Era un disegno iniziativa. Quindi siamo contro le nostre ombre? Sì. Oddio, c'è Manto che ha anche una voce nella testa. Oh mio Dio. Troppo. 9. Bello. 11. Ho fatto bene io. 2, 2, 5. Richard 18. E Katog. Intanto che lui tira per i mossi, io vi dirò anche che 11. Tra poco su Twitter ci saranno grandi novità. Aumentano di brutto i caratteri che puoi mettere. Sono sempre 140, ma non contano più i nomi quando rispondi. Bello. E non contano più tipo le immagini e i link. Perché puoi caricare direttamente su Twitter. Quindi puoi mettere una lista infinita di nomi e trollare tutti. Bello. No, penso solo chi ti ha scritto direttamente. Quello non lo so. Però comunque risparmi. Quindi possiamo scrivere ancora più cazzate. Ma in ogni caso usate la chat di Spreaker se potete e se volete. Perché in questo modo vi vediamo meglio. Il primo ad agire è Richard. Ci sono botti? Richard? Ci sono barili. Chi ho davanti? È la mia ombra? Hai davanti la tua ombra e le ombre di Locklear e Katog. La tua è più vicina perché è attaccata ai tuoi piedi. Uccidi la mia! Sono il più forte! Cos'è che devo fare? Dissipa la mia ombra! Sei stupido? È sicuramente più pericoloso. Entri nelle ombre. Entri nelle ombre o nell'ombra? Perché... Mentre in modalità shadow. Cosa vuoi fare con la tua ombra? Sono indica dove hai toccato l'ombra. Che è un activate action e le activate action sono minori. Minori. Perfetto. Quello e me la do bellamente a gambe verso l'ombra di Locklear. Ok. Penso che di non poter fare altro, a meno che posso fargli una carica, ma non credo. A me? Non a te, alla tua ombra. Beh, se vuoi caricare, sì, è un'azione maggiore. Ah, vabbè, dai, facciamo questa carica, via. Hai un +1 all'attacco. Figata. Va bene, a lei. 17. Presa. E... In teoria... Non vabbè, niente, non gli faccio niente di bello, purtroppo. E non gli faccio niente, bravo Manto. No, però i dadi migliori qua e quindi gli faccio 10 danni. Ok. Quindi ombra Locklear 10 danni. Meno l'armatura. Ah,
hanno 0 di armatura le ombre. Wow! Beh, la mia ombra d'altra parte non è che poteva avere 10. Ah, giusto per... Non è che io sia invisibile, sono entrato in modalità Shadow, è un pochino come la di D&D. Sì, dai, sì, su, sì, seri, che questo combattimento è importante. Seri come al solito. Tocca alle ombre. Oh. Sì. Ma la mia ombra non può essere così veloce. Sì, perché non sei tu. ho una domanda da fare a Richard. Sì. Quando sei in modalità... Due braccia, no, quando sei in modalità ombra... Sì. Tu non entri fisicamente in un piano di ombre, sei solo... No, no, è proprio come dicevo prima, è come la blur di D&D. Ok, ok, ok. Sono un po' difficile da beccare. Va bene, ma non per la tua ombra. Per le altre ombre sì, per la tua ombra no. Immaginavo. E non ho fatto stunt point, però ho preso la 13 più 5, 18. E poi? E poi sarà come morire. Sì, no, mi hai preso. Solo 18. Perché... Solo 18 e ti fa 11 danni. Ah, però... Senti, quando ti colpisce, in realtà, non è che... Cioè, fai il gesto di colpirti con un pugnale, con la mazza come avresti fatto tu, ma ti passa attraverso e senti che il tuo collegamento con il mondo materiale è un po' svanito. Tutte cose belle. Quindi, se muori qui, non è che muori, resti confinato qui per sempre. Ma è peggio! Esatto. Ok, io non lo so. Beh, esatto. Tu non lo sai e... Non immagino che le ombre non abbiano sangue. No. La tua ombra però prova a lanciarti un incantesimo d'ombra, nel senso che fa l'Arcane Bolt, che è il suo modo per attaccare normale. Il Power Lens. Quello che è. E ho fatto 17 più 5, 22. Mancato. Mancatog. Catog, aiuto. Non solo, ho anche fatto 5 stunt point... Che userò per spell. Fare due dadi da 6 in più. No, non è una spell. Sta fungia. Sono 4 dadi da 6 più 4. Ti è andata abbastanza bene. 9 e 3, 12 e 4, 16. E passano l'armatura. Quale armatura? Non hai nessuna armatura. I tuoi poteri non possono niente contro di me. L'ombra di Katog invece... Sì, hai. Si alza... E gli tira una testata. Però dal lato del corno rotto. Se la lasciamo per ultimo, magari muore di fame. Ho fatto fumble! Oh, ho fatto fumble! È la prima volta. Seconda. No, tua prima. Uno di noi l'aveva già fatto. Che emozione, fumble. Che emozione. E cosa succede allora? È una cosa epica. Succede? Che muore di fame. Muore di fumble. È diventato troppo te. E quindi per tenere consistenza d'ombra bisogna di mangiare il suo comincia peso a obbedirti ogni 10 minuti, tipo di panda. Ma il suo peso in ombra non è nulla. Il suo peso in ombra non è nulla, ma soprattutto quello che succede è che lui prova a colpirti, tu lo eviti proprio senza neanche rendertene conto, ti stavi girando per aiutare l'Oclear. Esatto, probabilmente era quello che avrei fatto. E la tua ombra corre verso l'Eluvian attraverso cui volevate passare e scompare. Bene. Si forma però una crepa nell'Eluvian. Oh cazzo. Io non me ne sono minimamente accorto. Lanciamoci nell'Eluvian. E tocca a Katog e Locklear contemporaneamente. Beh, tu hai detto a Richard attacca la mia ombra era più pericolosa. Sì, hai ragione. Ok. Io ti ricordo anche che l'Eluvian era disattivato. No, ah, ok, c'è. Quindi se ci vado addosso mi schianto contro il vetro. Ok. Perché dobbiamo perdere tempo? Abbiamo cose più importanti da fare. Sei intelligente? Salvati! Non reagisce. Io te l'avevo detto. E lancio un incantesimo. Come dicevamo, i cattivi di Dragon Age sono molto manichei. Assolutamente sì. Io lancio un incantesimo. 17 di target. Boom! Cazzo, quella così. Scusate la parolaccia. 13, vabbè, passato. Spendo. Come se fosse la prima volta che diciamo cazzo. Esatto. 20... Meno 1 19 mana e abbiamo tutti rejuvenation, quindi ci curiamo lui, io ti curi di 2 Richard, tu ti curi okay. di 2 e io di 4. Ma è 2 per turno? Sì, quelli li segno io.
4 e questo è 1, no, in realtà è 0 ancora. Prossimo round. E mi, con la minor mi medico. Ok. Questo non mi ha fatto niente. Ma come mi ha ferito? Anche tu, quando ti ha colpito, ti è arrivato questo dardo di ombra addosso e non hai ferite fisiche addosso in realtà, però senti che sei diventato un pochino più parte di questo mondo degli Illuvian. Ok, quindi come posso pensare di potermi curare fisicamente? Fisicamente la sensazione che hai è comunque di freddo, okay. Quindi probabilmente scaldandoti un metto po'... Metto le braccia intorno sulle spalle, inizio a strofinare fortissimo, faccio... E compare lì basta un abbraccio per evitare i vostri poteri. Dammi i miei dadi, usa i tuoi per favore. E compare lì Amnison che ti dice: frizionati il petto, le braccia si scalderanno da sole. E la madonna. Non esistono gli stunt nelle prove di abilità, giusto? No. Vabbè, però mi sono curato di 6 più qualcos'altro, poi te lo dico. Ok. E è finito il mio turno. E Katog. Patetiche ombre. Non sei che l'ombra del vero Locklear. Katog. Più cunning. Più cunning. Non sei che l'ombra del vero Locklear. Voltandosi, pianta l'ascia per terra cercando di decapitare l'ombra del vero Locklear. Dato che Locklear... Il vero Locklear. No, no, l'ombra del vero Locklear. Sarebbe bellissimo, Cato, che si sbaglia e decapita uno di noi, eh? No, no, non lo farei mai. No, non sarebbe un errore, sarebbe fatto apposta. Quanti sì, esatto, fatto? Perché io ho observation molto alta. Uso anche la nuova feature della mia classe che mi permette di prendere e demonstrare l'attacco per dare più 3 al danno, perché di solito il danno ne faccio poco, quindi sarebbe sì. Meglio farne un po' di più. Già ne fai proprio poco tu, eh. Ebbene sì, quindi ho fatto una schifezza, ma posso dire ho fatto una schifezza, mi sa 5, anzi facciamo questo, se ne va via. Ho fatto 5 più 9, quindi 14. L'ho presa. Hai fatto 14 e... ho fatto 15, scusa, 15. Sì, con 14 non l'avresti preso. Ah, allora, non ho fatto stunt, quindi tiro i miei 3 di 6. Direi che li tengo. Allora, dici? Sì, direi che li tengo. Quindi ho fatto 14 più 16. 30. 30. Senza il mio plus 7? Cioè più 16. Funge. Quanti punti ferita hai tu? Adesso il nuovo livello? Sì. 88. C'è un sacco di costituzione. Perché ho 3 della rage, 3 del... Ah, con la minor sono andato in rage, ovviamente. Quello che vedi è che non gli fai assolutamente nessun danno evidente, se non che è leggermente più trasparente. Ah, ok. Ve l'ho detto che era il più forte. Gli ho abbassato l'opacity. Sì, sì, esatto. È alfa 60. Esatto. No, lui parte da 88... Tu gli hai tolto quanto? 30, 30. 58. 58 di opacity. No, 48 perché era già stata ferita anche da Richard. Richard. Intanto vorrei dire ad Andrea che non è presto, è il solito orario. Presto che tardi. Vai. Faccio una finta. Oh oh. Ho. Ho ho. E quindi deve fare un'ombra. Contro di me volontà. Self, self sì, doubt. Self doubt. Self, quel cavolo che è. Humble è l'inglese. A più 4. Sono 11 e 4, 15. Ho fatto di dadi soltanto 16, quindi l'ho vinta io. E ok, quindi in realtà gli faccio il backstab con questa. Ok. E ho stunt da 6. Io non mi fido. Manda la fotografia? È perché non puoi aver girato i dadi. Manda la fotografia. Fidatevi. Tutti che si sei. Conoscendo Manto è possibile che manda la fotografia e sono 3-1. Ma cazzo, ho sbagliato. Non era questo il piano. Ops. Comunque. Non li photoshop. I danni sono... Però con i numeri. Con i numeri. 14... più con gli stunt attivo uno che non avevo ancora attivato della Shadow, che fino al prossimo turno spendo 2 e dovrà, per colpirmi devono superare un tiro di, aspetta un po', 15 più 23. Minchia. Di cosa? Bravi, fatelo a pezzi quello stronzo.
Un tiro di 23 di dadi viola. Devono di perception seeing. Ok, perception. Esatto, perché è quella dello shadow che mi nascondo praticamente davanti a lui. Ok. E con l'altro gli faccio un... un lightning attack. Ah, ok. Già che ci siamo. No, aspetta. Beh, insomma, uno di quelli che uno dei due che faceva fare l'altro attacco. Falli fuori! Uccidili. Uccidili. Oddio, tutti. Che brutto tiro. 18. Preso. E ok. E sono 11. No, Andrea, sai che abbiamo gli orari sballati, noi siamo persone strane. Ed è sceso a 23 di alfa. Bravi, continuate a colpirlo, fatelo a pezzi. Questo non è un problema. Quella pallida copia. La pallida copia lancia un dardo contro il suo proprietario. Catog, mettiti davanti. Ci provo. No, non posso, non sono ancora. Presissimo. Presissimo, però non ho fatto stunt point, quindi ti colpisce. Io sto ancora facendo soltanto e ti fa 12 danni. Ah, freddo. Quella di Richard, vedete che si muove in maniera molto sinuosa. Quindi il potere di queste ombre è pari a quello di un blocco di ghiaccio normalissimo. Patetiche. Vi ridurrò a granita. Buona la granita. E si getta su Katog perché tipico cibo con aria, sì, io lo conosco. Perché Richard, nonostante sia collegata a lui, lo sta ignorando perché non è riuscita a fare il tiro di percezione. Un'ombra che si fa fregare dall'ombra. Wilson dice il vero. Di solito tardiamo noi. E su Katog prende la 15. 15 potrebbe non essere abbastanza. Adesso sposto il manuale e scopro che è abbastanza. È abbastanza. Purtroppo anche con te non ho fatto stunt point. Mi spiace molto. Scusa, e poi devo fare la foto al ritratto che hai disegnato tu di Katog. Però sono 14 danni. Che passano l'armatura. Che passano attraverso l'armatura. E allora sono a 16. Brr, brr, brr. Vedete che la crepetta sulle Luvian... Sì? Si sta un po' espandendo, quindi dovreste fare alla svelta o rischiate che questo Illuvian. Ah, oh, ok. Allora cerco di abbassare il livello di opacity a zero. Da me prima. State in contemporanea in realtà. Aspetta un attimo, ti faccio vedere io come si fa. Roteo il bastone sopra la testa per fare scena e spaventare l'ombra che ovviamente non si spaventa. E per la prima volta in un sacco di tempo... Sparo un Arcane Lens. Tanto tipo la prima volta. Tu recuperi 6, Richard 2 e io 6. Il tuo freddo è nullo. 6-2-6 Beghelli. Ci Il tuo salva. Freddo è nullo. Arcane Lens, non ho idea di come funzioni. So solo che devo fare stunt. È un tiro normale, devo ci fare metti stunt. La magia. Cazzo! 5 c'è lo stunt, devo lanciare un incantesimo a gratis. Era un 5. 12 più magia. 9, 7, più 7. 19. 19 preso e fai un dado da 6. Spendo 2 di mana. Ok, per aumentare... allora fai 2 dadi da 6 più magia. 2 dadi da 6 più magia. Più prendo 24. 5, 12 danni. E io con la minor. Ti scaldi ancora un po'. Ti scaldo di nuovo. Non vale. È andato, no. 2 più 3, 5. Sono tornato a prima, non mi hai fatto niente. Faccia di cazzo. Questo è il primo round. Intanto grazie Wilson, che conferma che le pizze a volte rallentano l'inizio di Fumble più di noi, che già lo rallentiamo. È un motivo, non una giustificazione, ma è un motivo. È un motivo. Uccidi! Scusa, io vedo anche l'ombra di... Richard? Sì. No, vabbè, adesso... L'ombra di Locklear è quasi del tutto trasparente. Prendo ancora... Allora... Ma mi accanisco lo specchio si sta spaccando perché c'è entrata l'ombra, per qualcosa di esterno che lo sta... No, no, tangendo. È stata proprio quando è stata colpita dall'ombra che è iniziata adesso, a inclinarsi. Ok. Quindi se lo dovessi bloccare in una gabbia, un coso, è da dentro, quindi non cambia niente. A 7 più 9, l'ho preso. Non ho fatto stunt, mannaggia alla pupazza. Me l'hai fatto danni. 30. Di nuovo.
Sì, perché ho fatto 14 5... più 16, no? Eh sì, 30. E scompare in una nuvoletta di fumo nerastro. Sputo prima che sparisca. Ok, quanti danni gli hai fatto? 30? 30. Ti fai 15 danni. Ma porca. E non hai più l'ombra. Potrebbe essere comodo. Ah! Ma i danni che mi sono preso come sono? I danni che ti sei preso è stato solo un fortissimo dolore, come se ti fosse strappato qualche cosa. Quindi non un colpo tipo da un'arma da taglio. No. Ah! Attenti che... Ah! Chissà. Cosa ti stanno facendo? Che cosa succede? Mi sa che quando le ammazzi fanno male. Oh, oh, dovrò essere più delicato, scusa. Richard. Male? Non ti preoccupare. Chi rimane in vista delle ombre? Non hai molta scelta. Il Locklear più forte è ancora vivo, quindi fai quello che devi fare. Ne rimane solo una di ombra. La rimane. Dov'è? Come dov'è? Attaccata ai tuoi piedi. Distruggi. Ah, sono la mia. Eh sì, manco. Sei l'ombra di te stesso in tutti i sensi. Uccidi. Quella di Kato che non sapete se si è dissolta colpendo lo specchio. La mia quando è sparita, il danno che mi sono preso era completamente interno e è arrivato dall'ombra. No, era interno. Okay. Una specie di emorragia interna, però non hai perdite di sangue. Io però mi sto immaginando sta scena stupidissima, io che cerco di farle finte alla mia ombra. Ma sei mica un boxer, cioè l'ombra è sta Peter muovendo. Pan, è Peter Pan, l'ombra esatto. Che cerca di scappare e ci riesce. Vabbè. Comunque, vai di finta. Porta in alto la mano. Oh. Sì. Ah. Finta. Penso che sia facile che mi batta. Non ne sono sicuro. 5 da salvato. Deve fare 12. Sì. 9, 4, 13. Eccola, stronzo. Quindi non è backstab. Esatto, non è backstab. E faccio un attacco. Prima attivo le doppie armi. Che mi dimentico ogni volta che per utilizzare il gioco devo attivarla. Attivo le doppie armi. Brutale. Madonna, possiamo guidarlo nuovo. Solo in due se siamo sincronizzati. Ci sono due tizi dentro Richard. Come è analogico. Addio, 14. 14, no. A 15 l'ombra. Immaginavo. Evita la tua mazza. Richard, non è tempo di giocare. Fai qualcosa di decente. Ci sono due è persone. Strano. Fai come Katog. Ci sono due persone dentro Richard. Evita la tua mazza. E prova a colpirti con la sua. No. Potrebbe non avercela fatta. 15. No, sì. Ah, aspetta. Per attaccarlo doveva fare la prova di percezione, classe difficoltà. No, perché è soltanto per un turno. Io ci ho provato. Ed era il turno, grazie, ma era soltanto il turno precedente. Però nello stesso, essendo in modalità Shadow, un cazzo. Quindi in realtà non cambia niente. Come ma in detto. Realtà essendo in modalità Shadow, niente. Cazzo. niente, ho 15, quindi mi ha preso. Ok. Che cosa fa la modalità Shadow? Nulla, cioè si chiama Shadow e basta. E mi fa meno uno ai danni che subisco e più uno a nascondersi e più uno a una che non mi ricordo mai cosa cavolo è in italiano. Okay. E con la sua minor si mette in difesa. E quanti danni mi ha fatto? Niente, non t'ha preso, Manto. Ho 15. Ah, ma hai detto che... Vabbè, non fai niente. Tira il danno. Hai detto che avevi 16? No. Ti fa 4 e 4, 8. 4 e 4, 8? Ti fa in 4 e 4, 8. quindi me ne fa 3. E Locklear e Katog. Io mi avvicino con calma. Aspetta. Oh, tu. Prego. Ah, sì. 2, Richard 3, io 2. Ottimo. Vedi? Richard, devi piantarti bene sui piedi e fare così! Una merda. Vediamo. A vuoto. Mi sa che non l'ho preso, aspetta, eh. Basta che non prendi me, poi tutto il resto... Allora, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 più 9... Preso. Allora, gli faccio... Aspetta, ho fatto uno stand da 2. Il che mi basta per fare il Mighty Blow... Un dado da 6 in più. Vediamo se è vero. Sì. Costa 2. No, ma io lo pago 1. E con l'altro 1
faccio knock prone, non penso che funzioni. Puoi spostarlo da qualche parte. Ah, lo potrei spostare comunque. Cosa che faccio? Lo sposto indietro. Faccio defensive stance. Defensive stance. Io invece gli sparo una blastata in faccia. Da Hembu a dire. Ah, devi ancora. Oh, 5, 3, 8 e 4, 12 e 3 e 14, non 16. No, scusa, 15. Uffa, 13, non 16. 12 più 13. 25. 25. Richard, quanti punti ferita hai? 2. Cioè, nel senso, ne ho persi 2, quindi ne ho 76. No, in totale. In totale 78. Quanti punti ferite? 2. Stavi bene, Richard. Bene. No, ho 2 ferite. Io gli sparo un'altra lanciata. Che tra l'altro il mio bastone è quello del drago. Di cosa spara? Il bastone del drago spara energia draghi. Arcana. Arcana generica. Non draghi, peccato. Pepem! 19. Preso, ma non sono stunt. No, purtroppo no. Purtroppo no. Spendo 2 mana in più. Se ce la fai. 8 e 7, 15 danni. Mi piace questa cosa che fai. Anche perché ovviamente prima di farla faccio un po' di giochi col bastone per far vedere che sono figo. Come i maghi di Dragon Age. Esatto. Rotano il bastone in caso. Quando in realtà potrebbero puntarlo tutto il tempo dritto e fare puff, 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 tipo fucile. In realtà fanno... sotto la gamba, lo lanciano dietro tipo barista. E per quello c'è il tempo di ricarica. Sbattono per terra. Richard. Dica. Tocca già a me? Che veloce. Dica. È bello averti così. Io non so che manto me lo immagino in mutande. No, io so cosa è successo. Ma lui figura. Dice che è uno sciopero, in realtà è che ha preso degli antibiotici scaduti. Figurati se ha le mutande in questo momento, è ovvio che non ha le mutande. È se brutta immagine visto che anche il mese della masturbazione. Comunque anche quello, che cazzo è? Il mese della masturbazione, cioè un giuro, mese. Giuro, è il mese. C'erano gli articoli su Internazionale, sul Post e un paio di altre robe. Beh, aspetta, se diciamo gli articoli che ci sono in giro in questo periodo, c'era anche che hanno scoperto una nuova droga, il THC. Ah, però... già, giusto, vero, sto male. Comunque, faccio una finta, vediamo se funziona. La bella ballerina che l'avevi fatto. Possibile di sì. 19. Sì, ha funzionato. Allora è backstab. Backstab. Inventato da TMS. Uno stunt da 6? Sì. Wow. Io non ci credo, però. 6 6 3 ho fatto. Allora stunt da 3? No, 6 6 3 è 15. Sì. 15 poi più 7, quindi 22 per l'attacco. Manto uscite tutti, per favore. abbiamo dei problemi tecnici. Comunque 22 sull'attacco, va bene. Collegatevi fra un pochino di tempo, tipo la prossima puntata, che non ce la facciamo questa sera, abbiamo delle difficoltà. Non siamo abituati a iniziare direttamente in un combattimento. Ci manca l'asciugamano. Allora, i due attacchi base sono 13... E con uno stunt rifaccio quello del nascondermi e con l'altro un lightning attack. Chissà dov'è che si sta nascondendo? Dietro di te, probabilmente. Sì, probabilmente sì. O dietro la statua che c'era in mezzo alla stanza. Vabbè, sì, ha senso. E con l'altro attacco sono altri 9. Statua di? Longinus. No. Statua di... Dietramen, Dietramen. Ci ho provato. Il dio elfico dei segreti. Ah, sì, è vero, è vero. Un supereroe sotto copyright. Però anche di pietra, cioè sì. È anche di pietra. Allora statua di pietra, avevo detto giusto. Dietramen. Allora, aspetta, ho una domanda sugli stati. Io preferito lo. Qual è la tua domanda? Sì. Con Lightning Attack ti dice che non puoi fare stunt sul secondo tiro che fai. Sì, mi sembra chiaro. Fin lì è chiarissimo ormai. Quindi la tua domanda è, ma posso fare? La mia domanda è, invece, se ho 6 di stunt all'inizio e per ora ne ho spesi 4. Puoi applicarli solo al primo. E Lightning Attack a me costa 2. Posso fare un secondo Lightning Attack? Sì. Assolutamente sì.
E allora arriva anche l'altro. No, scusate. Assolutamente io... sì, no. Aspetta, perché in realtà non vi stavo ascoltando, ma mi è venuto in mente dopo. Io grazie, dissi così. Allora, è così che il mondo va in malora. Sì, la gente che dice sì senza cognizione di causa. Sì. Ti pare che... mi pare di aver letto che non si può prendere lo stesso stand. Ah, no, giusto, non si può prendere due volte lo stesso. Più di una volta, per il semplice fatto che... uno stand a 5 è Little Blow che aggiunge 2 di 6 danni, uno stand a 1 è Mighty Blow che aggiunge 1 di 6 danni. Per quale motivo non dovresti prendere Mighty Blow 5 volte invece di Little Blow? Era così, questa domanda però. Allora semplicemente metto un altro Mighty Blow assieme al tiro di prima e sono altri 2, quindi era altri 2 danni, 9, 2 più il primo che era 13. Sono proprio un buzz killer. No, è giusto, quindi bravo. 24 danni, free power play. Io dico sempre sì a tutto invece ormai. Sì, sì, è appunto quello che mi ha detto prima. Sì. Sì, ma non ascoltavo. E comunque, giusto per il dubbio del più prendi talenti, più prendi robe, devi stare a guardare. Io come talento ho preso semplicemente che so suonare uno strumento. Il pianoforte. No, la lira, così posso dire che sono Richard della lira al cantore. So suonare la chitarra elettrica. In Dragon Age. Non ci sia in giro. E che cos'è? Non lo so, ma la so suonare. Ma la so suonare da Dio. E tocca all'ombra. Arrenditi! Si guarda intorno. Mentre ferite si rimarginano. Quando tu gli dici arrenditi, vedi che si ferma. E si avvicina allo specchio. No, infatti gli dico tenetela ferma! Se avvicina allo specchio sparo. Aspetta, io gli vado in tackle subito. Si avvicina allo specchio e fa finta di attaccare lo specchio facendo una finta. E io gli parto perché è quella di Richard. Sì. Cioè, aspetta! Lascia stare Richard che è scarso, diventa la mia ombra. Io non ce l'ho più. Eh? La mia ombra era molto più forte, visto che è stata la prima a essere abbattuta. Non so se capiscono, però potrebbe funzionare. Prova. Non ti preoccupare, sono bravo a dire queste cose. Fai una prova di comunicazione. Ma lui? Lo fate parlare. Mi fate parlare? Attenzione, 3 stunt ed è 11. Perché ho fatto 12. Meno 1. Signor Ombra, ci avete attaccato voi. Lei può andare per dimmi la quando strada, posso sparare. Vuole. L'ombra sembra che stia tornando a essere un'ombra. L'ho convinta. E adesso si lancia a peso morto sullo specchio. Io, senza essere, come si dice, minaccioso o cose del genere, però mi metto fra Richard, e quindi anche la sua ombra, e lo specchio. Ok. Mi tengo pronto così, con le braccia aperte. Non stai pensando. Io mi avvicino all'ombra. No, cioè, sì, perché... Cioè, quindi vuoi diventare la mia ombra? Ti voglio molto. Saremmo bene. Saremmo fortissimi e indistruttibili insieme. Sta parlando con i tuoi piedi, Richard. E le lancio memory. All'ombra. Alla mia ombra. Sì. Ma tocca per te. Cazzo fai? Ok. Ma è già scesa tutta? È sparita tutta? Ah, allora no. È un'ombra per terra. Tutto a posto, giusto? Possiamo andare verso Eluvian e sparo all'ombra. Colpisci per terra. Questa è la mossa segreta di Locklear. Io non ti aspetti quando, come Eluvian. Se tiro un fumble mi spavento e picchio contro Eluvian, te lo dico. No, 4-4-4. Minchia, Triss. Presa. Ok. E lascio il getto. Ok, hai fatto una brutta chiazza nera che scompare dopo pochi istanti perché nel piano delle luci esatto. Non succede niente. Rimango un attimo lì, la guardo, mi giro verso Richard, verso Cato, che dico: oh, spara un po' più là. L'ho sconfitta, non preoccuparti, non avrei più niente da temere dalla tua ombra. Metto via il bastone. Dall'ombra no, ma da te. Ma la mia dove è andata? Non c'è più. La tua è scappata nello specchio. Come è scappata nello specchio? Sì, a proposito. Ah, avrà avuto paura. Vedete non che è possibile la statua si sta animando. Vado a bussare sullo specchio e provo a attivarlo. La statua che sta tenendo lo specchio si sta attivando. Prova a attivare lo specchio. Ok. Non avete nulla da temere. È una voce che conosciamo. Vuoi diventare la mia ombra? No, sono molto più di quanto potessero essere queste ombre. Sei di pietra? In questo aspetto sono di pietra. Nessuno è di pietra. Gli faccio una carezza. No, ma chi se saresti tu? Un amico. Di chi? Beh, è un buon inizio. Vostro, se ho capito cosa volete fare. Vogliamo fermare Aclisius. Voglio diventare il più ricco del mondo. Detto... Ah no, prima fermare Aclisius. Aclisius detto zio merda, peraltro. Ricordiamoci la scorsa puntata. Sorride un po'.
Era molto che non sentivo qualcuno. Il guardiano parlare. Che si fotte. Lasciamo parlare la statua. Rido la statua. Vedi che ridacchia. Era molto che hai visto non... Cato, gridi. Era molto. Era molto. Gli do del cibo. Che non sentivo parlare in questo modo. Fa piacere a volte abbandonare questa rigidità. Che rigidità? Siamo questa rigidità. Ah, rigidità la statua. Perché ti hanno confinato qui? Sei un burlone. Perché non ridi? Ho preso una corda e sto cominciando a fare un cappio. Attaccati al cappio. Quindi, amico, sì. Amico, nonostante le tue parvenze abbastanza orribili, che ci fai qui? Proteggo quello attraverso cui volete passare. Ok, noi non vogliamo distruggerlo. Neanche io volevo che si distruggesse. Beh, se tu ci fai entrare, noi facciamo a pezzi Aglisius, torniamo fuori e Katog ti darà una lucidata che neanche ti immagini. Sì, sì, io so fare queste cose. Non faccio quelle cose, ma in ogni caso non credo ci sarà bisogno di fare queste cose. Dai, su. Sono contento di darvi una mano per il gusto di darvi una mano. Anche lo vedo, perché sei rimasto impietrito. Anche perché... Guardo loro dovessi... vedere se ridono. Io, Cato gride, io sto avendo difficoltà. Cato gride, gli do del cibo. Grazie. Se doveste riuscire in questa vostra impresa, io forse potrei finalmente andarmene da qua. Beh, ottimo. Sarebbe il a caso. Te, se puoi andare sul nostro mondo? Potrei andare finalmente nell'oblio e tornare... No, c'è un enorme castello dove non c'è nessuno, potresti venire lì. Ci sono un sacco di statue, potremmo fartene conoscere qualcuna. Ma... Apprezzo molto la vostra offerta, preferirei mettere fine a questa eternità di noia a cui sono stato sottoposto. Ma lì è più divertente. No, la noia è la cosa peggiore proprio che ci sia. Ma il nostro Hai castello... Hai conosciuto un nostro amico demone? Ma non abbiamo amici demoni? No, no, assolutamente. Conoscente. Ho provato a spezzare il collo io. Ma durata tanto? No, non hai provato. L'hai fatto? No, scusa, era ancora vivo. No, hai ucciso quello che stava possedendo il nostro amico. Quindi hai ucciso Aidan. No. Sì? È morto, morto. Come è morto? Eh sì, gli hai spezzato il collo. Una volta che il demone esce, Aidan fa... e muore. Pensavo lo sapessi, non pensavo fossi così stupido. Rimango in silenzio. È molto, molto. Ma parla con me, non ti preoccupare, sono io il capo. Mi hai chiesto da quanto sono qua. Ho detto parla con me. Parlo anche con te. E stai guardando lui. Beh, che è più grosso. Lui mi ha chiesto una cosa. Va bene. Sono qui dalla caduta di Arlatan. Qualche migliaio dei vostri anni. Da quando il lupo ha creato il velo. Vedi che palle. Era un lupo islamico. Aiuto. Aiuto, ma no, questo è il livello dei cinesi. Aiuto, eh. Oh, scusatemi, non ce la posso fare, devo andare a fumare. Prego, io. È una bella battuta. Sì, no, sai che a est ci sono. No, vabbè, non potete capirle queste cose. Il motivo per cui sono qui è il motivo per cui esiste il velo e l'oblio. Non eri qui per proteggere lo specchio? Appunto. Ma da cosa? Dai ingressi indesiderati? Non hai fatto un gran lavoro fino adesso. Non dagli ingressi indesiderati. Da uscite indesiderate. Da qui non è passato ancora nessuno. E come il problema a entrare? Non è entrato da qua. C'è un altro ingresso. Si è spostato attraverso l'oblio. Ma non può portare altri prole oscura con sé. Quindi è da solo? In questo momento sì. Se riuscisse a prendere questo Eluvian, potrebbe usarlo per... Allora distruggiamolo. ...muovere delle armate. No. Perché no? Distruggiamo lui. Il mio compito è non far distruggere lo specchio e nemmeno farlo prendere. Perché non farlo distruggere? Perché è l'unica cosa a cui sono ancora legato e che mi ricorda la mia esistenza passata. Ma chi se ne frega di quello che provi tu? Intendevo che no, non volevo dire questo di anni, aspetta, no? Fatemi spiegare bene. Intendevo che quello che fai a questo punto è inutile. Potremmo trovare un altro modo ancora. Locklear, dai, prova, ce la puoi fare. Abbiamo. Cioè, se lo distruggiamo tu sei libero, no? No. Così suona meglio. Ma no, ma non sarò libero se lo distruggete. Sarai
cosa? Eternamente legato qua, impossibilitato a portare a termine il mio compito e impossibilitato a abbandonare questo corpo. Ma aiutiamo il signor Granito e uccidiamo zio merda, no? Tanto eravamo un po'... No, ok, sì, però se poi l'Elunia rimane qui, poi ci potrebbe essere problemi in futuro. Ma il mio problema non è i problemi in futuro. Qual è la possibilità che la gente che è stata portata lì dentro sia ancora viva? Luce rossa, roba grossa, abbagliante. Ho un castello o devo ridarlo? Questo è quello che mi preme. Non saprei. Nessuno è passato da qua. Scusa, noi cominciamo a passare dall'Eluvian, uccidiamo zio merda. Poi tanto Eluvian, se ci usciamo, è ancora lì. Ma magari lui non ci fa uscire, perché è furbo. Katog non è bello il sé. Ma se, scusa, ti va bene se noi passiamo e uccidiamo Aclisius? Quello sì, ma chi ci garantisce che se non andiamo poi lui ci chiude lo specchio dietro perché dice, ah, qua non esce nessuno, ho fatto il mio lavoro. Sì, ma se proprio vuoi lo specchio lo rompi anche dall'altra parte. Sì, non usciamo mai più. Ma che usciamo? Noi stiamo andando... Ah, nell'oblio stiamo andando, pensavo fossimo... No, stiamo andando da qualche parte che penso che per uscire bisogna andare nello specchio. Ah, io pensavo che andassimo in un posto nel mondo dove c'è lui e basta. Sì, voi siete in grado di viaggiare nell'oblio? No. No. Io sì. Lui è bravo, fa un sacco di cose. Buon per te. Anche la barba. Non mi piace, è noioso, non succede niente. Non saprei, non ci sono stato negli ultimi 6.000 anni. Tu facci passare, noi uccidiamo zio merda e poi... Beh, non penso che sia cambiato. Probabilmente no. O probabilmente è completamente diverso. Non posso saperlo. Neanch'io, non posso entrare nell'oblio. Ma se andassimo? Ma se entrassi nello specchio? Io? Non posso. Non puoi fare niente, sei un po' inutile. Capisci perché voglio che il compito venga portato a termine così che io possa andarmene da qua? Sì, ma il tuo compito è che lo specchio non si distrugga? Il mio compito è che lo specchio non venga distrutto e che non venga utilizzato fino a che i maghi del Tevinter, i Magister, che hanno causato tutti questi danni non siano stati eliminati. E ne sono rimasto uno solo? Sicuro, sicuro? Perché sennò non cambia niente. Gli altri sono stati già uccisi. Ci sarà preso gli appunti. Da altri eroi, probabilmente, come noi. Esatto. No, peggio di noi, altrimenti sarebbero vivi. Andiamo a uccidere Aclisius. Io ci andrei volentieri. Faccia entrare, perché ci hai fatto attaccare dalle ombre? Non ci ha fatto attaccare io dalle ombre, era la trappola. Ah, cosa è successo? E perché stava rompendo lo specchio l'ombra? Infatti non avrebbe dovuto e ho fermato il tutto. Ma io ci tenevo. Cosa è successo alla mia ombra? Ma perché te ne frega dell'ombra? Così non ti vedono. Ma mi devono vedere a me, ma soprattutto mi devo vedere io, perché io non vedo me stesso. Ma quando vedevo la mia ombra dicevo, guarda che bel figlio. Ma quando il sole è davanti tu l'ombra non la vedi perché è dietro. Lo so, però quando è dietro la vedo perché è davanti. Ti fidi di qualcuno alle tue spalle? Sì. A meno che non sia Toro di Ferro. Capro d'acciaio, ormai è morto Toro di Ferro. Questo è vero. Dormi la sonni più tranquilli. Beh, voi continuate la discussione. Ok. Io controllo un attimo quella stanza. È l'ombra. La mia ombra, dico. La tua ombra probabilmente... è la banda che si robella le battute di Roberto. Si robella. Si robella. La tua ombra purtroppo è stata distrutta. Come quella del tuo amico. Ma io ci tenevo perché... Come faccio a vedere se sono in forma o no senza l'ombra? Con uno specchio. Ma gli specchi ci hanno creato un sacco di problemi in questi ultimi tempi. Vabbè, basta che non ci sia da queste parti Locklear, vedi che non troviamo di sicuro uno specchio pericoloso. Ma senti, non lo so, ma non è che posso recuperarla in qualche modo, me la rifaccio con un gessetto, con carboncino, qualcosa... Cioè Purtroppo non sono un incantatore. Ma un modo forse c'è. Non ne conosco io, tanto io ce l'ho la mia. Ma infatti, perché non è mica giusto. Ah, ma peraltro, quella di Richard è più trasparente di prima o è tornata normale? No, è un po' più trasparente di prima. Parecchio trasparente, tra l'altro. Ottimo! La tua è slavata. Vuol dire che mi si riesce a vedere poco l'ombra. Ottimo! Ho un bonus a nascondermi quando c'è il tramonto? Sì. Che ti frega. Ormai sia tutto. L'hai detto prima. Ho bonus parsi di cui non capisco la motivazione. Tanto se non se lo segna non se lo ricorderà mai. Esatto. Grazie signor amico, signor statua. Posso chiamare con... Non so, hai un nome così magari ti saluto con il tuo nome prima di andare via. Elialel.
E buonanotte, Elia. Non Elia. Elialel. Io sono Katog, piacere. Racconterò... Sei strano con queste corna. Ho le corna belle. Me lo diceva la mamma. Demone? No, no, io Talvashot, sono tutti così a casa mia. Cioè, tutti le corna. No? Mai sentito? Mai visti. Ti prometto che racconterò della tua impresa quando sarò fuori di qui, così tu te ne torni nell'oblio. Però il tuo impegno ti sopravviverà, perché muoiono le persone, muoiono gli imperi, ma non muore il nome di chi ha compiuto una grande impresa. Neanche io, a quanto pare. Beh. Guardo Cato che faccio un bella poesia. Da dove l'hai copiata? Io? No, sono convinto di queste cose, per quello che voglio farmi un nome. Sei già un nome, no? No, voglio... Sì, ma deve essere un nome importante. Sono grandi porti eroi. deve diventare il nome più importante fra tutti i Kunari e tutti i Talvashot. Beh, sicuramente già è il nome più importante, mentre sto frugando nella stanza. Ma devono saperlo anche gli altri. Beh, adesso... Ma gli altri non contano niente. No, sì, quasi. No. Se sono tutti come Katog, di sicuro non sanno contare molto. Senti, io fino a 10 ci arrivo. Che battute terribili che stai facendo. Stai lasciando questo poveraccio di stucco. Cazzo. Se continuiamo così diventa una statua di sale. Ovvio, sentite. Allora, io qua mi sto impegnando. Credo che sia giunto il momento anche per questo bel momento di risate e di compagnia di giungere alla fine. Abbiamo rotto il cazzo anche alla statua che non parlava da 10.000 anni. Direi che comunque tu e Richard siete tornati full. Mancavano ancora 6 round. Sì, ero praticamente a posto. Allora andremo. Sì. Appoggia la mano sullo specchio dove c'era la crepa, passa la mano sullo specchio e si risistema la crepa. Quanti soldi ci potremmo fare con lui? Lo clear. Perché? Ma basta, ma siete già... Servizio di riparazioni. Sì, ma... purtroppo solo su questo specifico Illuvian. Ah. Potremmo venderlo, romperlo e poi ripararlo noi. Sì. Grazie. Potete passare comunque. Grazie. Alla buon'ora. Io sono le spalle. Andiamo a fare il lavoro per gli altri di nuovo. A non rivederla, spero che lei si trovi nell'oblio come voleva. Anch'io spero di trovarmi nell'oblio molto presto. Perfetto. Ti verremo a trovare. No, non c'è bisogno, non ti scomodare. No, tranquillo. Comporre una canzone. Non è un problema. Insisto, non venire, non c'è necessità. Intanto io sono passato alleluia. Alleluia. E andiamo. Io sono passato alleluia. Alleluia, alleluia. Ecco cosa dice. Quindi fanno alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Certo. Si spiegano tante cose. E finalmente comincia ad avere senso. Ecco come è uscito dalla grotta. Con Rejuvenation. C'era un alleluia. No, Maria, io esco. Ok, andiamo. Attraversate lo specchio. Sì. Attraverso lo specchio. E... Alice. Vi ritrovate in un sotterraneo. No, in un sotterraneo. È un sotterraneo molto buio e c'è un pungente odore di ferro. Che Katog, che è più abituato a questo odore, sa è odore di sangue. Lo riconosco anch'io, direi. Sì, in effetti. È un mago del sangue. Io accendo una torcia. O ci sono un sacco di studentesse dell'accademia qui o è successo qualcosa di brutto. Aspetta un attimo che adesso... Studentesse. Sì. Studentesse universitarie dell'Accademia di Magia, quelle che usavano negli esperimenti. Io continuo a non capire cosa stessi facendo con quelle studentesse. Spero che fosse divertente. Mi guardo attorno, ma neanche troppo in realtà. Ti guardi attorno. Sì. Allora, sembrano delle prigioni. Ah. È strano che l'Eluvian sia stato messo qui sotto, ma guardando meglio in giro vedi che le celle che ci sono intorno alla stanza dove siete sono collegate con un canale in terra, un piccolo canaletto, che tutti i canaletti confluiscono verso l'Eluvian. I canaletti sono pieni di? Al momento sangue secco. Preso. Secco, provo a attingerne. No, ti serve sangue vivo. No, ma per adesso potremmo andare... Beh, probabilmente serviva per attivarlo, una roba del genere.
Magia del sangue per un Eluvian? Prima volta che lo vedo. Vabbè che conosco gli Eluvian da un mese, però... Beh, non so, cioè, mi sembra... Beh, evidenza. E comunque tranquillo, Katog. Ah. Il tuo nome non finirà nell'oblio. No. E lo guardo come se cercando di vedere se capisce il gioco di parole. Quando non lo capisce mi giro. Vedi l'occhio pallato di una carpa. Questo è ciò che vedi. Vedo l'orsa maggiore nei tuoi occhi. Esatto. Stella dell'orsa maggiore, stella su di noi. È un brutto posto. Andrei altrove. Andiamo. Allontaniamoci qua. Sì, preferirei uscire. Beh, cerchiamo il tizio. No, uscire no, siamo arrivati fino a qui. Non vi farete spaventare da un po' di sangue, scusate. No, io non mi spavento, ma mi nascondo. È strano. No, io invece proseguo. Avanti, Katog. E vado. Un passo davanti all'altro. Armiamoci e Katog parta. Armiamo Katog e facciamolo partire. Vado. Prosegui e vedi che questa è solo una stanza. Ti okay. Sembra centrale, ma ci sono altre stanze intorno... lungo un corridoio e sembrano tutte delle prigioni. Ci sono svariati strumenti di tortura nelle stanze. Qualcosa di valore? No, ti sembra tutto molto vecchio e arrugginito. La cosa che colpisce l'Oclear è che ci sono delle rune sui muri. È un ogre. Vado a controllare cosa siano. Fai una prova di magia del sangue. Io intanto faccio un tiro di cunning con specializzazione research. O anche military roll. 23. Allora, quello che riesce a capire delle rune che ci sono sui muri, innanzitutto, è che sono dei magister del Tevinter. Tevinter. È magia del sangue molto molto antica. Probabilmente una delle prime versioni di magia del sangue. E quello che leggi nelle rune, quello che leggi nelle rune è che le rune incise sul muro servono a convogliare tutta l'energia del sangue raccolto verso uno specifico punto. È possibile spegnerle, grattarle o non vanno già più? In questo momento non sono più attive. Dovrebbero essere... Vedere se riesco a trovare un punto focale, okay, e rovinarla. Fai una prova di magia di nuovo. Che stai facendo? 17. Credi di trovare un punto, non sei però sicuro al 100%. Vabbè, sì, inizia a grattare la runa lì. Perché ti abbandoni al vandalismo? Chiedo. Questo è un grande incantesimo, potrebbe essere dannoso se si dovesse attivare. Sto cercando di provare a romperlo. Ma è l'incantesimo che attiva lo specchio? Non lo so, ma anche se lo fosse, meglio che non sia attivo. Ma non è meglio che non ci dobbiamo tornare. Io al massimo riattivo, io sono sicuramente un mago superiore a questi plebei. Ah, beh, c'hai ragione. Questa scrittura è vecchia di almeno, è obsoleta. È vecchia. Sono sicuro. Hai ragione, non ci ho pensato, non ci penso mai. È vintage. Io ho fatto un costante da 6, nel caso ce l'ho fatta. 6, 9, 12, 13, 16. Mm-hmm. In... research, mm-hmm. Okay. Quello che voglio, o anche military roll, dipende come ti piace, comunque ho una specializzazione in entrambe. Voglio capire dove mi trovo rispetto alla struttura in cui sono, cioè se è vero che queste qua sono delle prigioni. Mi sembrano le prigioni di una fortezza, mi sembrano le prigioni di un forte, mi sembrano le prigioni di... cioè, mi sembrano cosa... Mi sembrano una cosa... Cioè, cosa... Aspetta, cerco di tradurre in italiano. Credo di aver capito. Se io... Ok. Se mi fossi svegliato qua e volessi scappare, con quello che so e avevo di queste prigioni, dove dovrei dirigermi? Allora, non le hai mai viste di persona, ne hai solo sentito parlare dai tuoi superiori che hanno attaccato il Tevinter. Mm-hmm. Molti templi del Tevinter, quelli più antichi, su cui poi sono stati costruiti nuovi templi ad Andraste per okay. mascherare il fatto che il Tevinter sì. nel passato non è stata una nazione così piacevole e non lo è ancora adesso. E, non le hai mai viste, ma sono le prigioni che stavano sotto i templi dove venivano rinchiusi gli schiavi elfi dei Magister per i sacrifici. Ve lo dico, gli dico, mia mamma mi raccontava che bla 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 bla, bla vi dico tutto e vi dico quindi è molto probabile che ci troviamo
proprio nel Tevinter, in questo momento preciso. In un tempio? In un tempio. Beh, del Tevinter. Non è una fortezza, non è una... Certo. Non che sia un problema. Comunque, bravo, vedi che ogni tanto ascoltare... Ma io ti ascolto sempre. Ma non a me, anche gli altri. Ah, chiaramente okay. A me ascoltare è primario. Ah, perfetto. L'uscita non è difficile da trovare, se volete, perché essendo un tempio è una struttura molto costruita con uno scopo. Vabbè, sì, certo. E molto geometrica, perché la geometria della struttura aiutava a convogliare le energie magiche. Io mi faccio guidare da Kadok per l'uscita e mentre andiamo rallento un po' e traffico col kit alchemico e magari anche i frammenti di prole oscura e il sangue lì per creare dei veleni. Non lo puoi fare mentre vi muovete, dovresti fermarti almeno un'oretta. Appena fuori di qui magari fa un po' schifo. No, meglio fermarci qui. Vabbè. Ma, Dio, insomma. Sì. Non ti preoccupare, dammi già sto focus che non uso da 10 Va bene, livelli. Va bene, io sto nascosto nell'ombra di qualche cassa. Potrebbe essere più utile sia a te che a Kadog. A me non serve assolutamente a niente. Da quant'è che hai il chitarrino? Me l'ero portato dietro dalla stanza di Sera. Cosa devo fare? Ah, e cosa ti sei portato via dalla stanza di Sera? Immagino sia Cunning. Bravo, Richard, bravo. Hai fatto un grande... 20. Ok, dammi un attimo The Manual of the Dragon Age. Ah, ci sono i veleni? Sì, ci sono i veleni. Pesi? È un manualone di 360 pagine perché c'è tutto. 435 diviso, scusate. In comodi però 15 pdf diviso in comodi, sì, che sono stati poi accorpati. Noi ce l'abbiamo in un bell'unico manuale che è molto più comodo che 4 manuali diversi e 15 pdf. Allora anche Claudio sapeva che avrebbe andato a fare i veleni. Però c'è il principio, l'ho presa 2 livelli fa. Devi pure usarla. Io tutte le volte che passo di livello, la prima volta che alzo le mani uso un'abilità nuova. Non è che lo picchio con bere. Lo picchio e bevo il suo sangue con Karosing. Hai fatto quanto? 20. Ok. Sei riuscito a fare un estratto di Deathroot. Non mi ricordo come era stato. Radice tradotto. Della morte, non so. Radice mortale. Radice mortale. Un estratto di radice mortale. E quante dosi sono? Sono 4 dosi. Riesco a dividere in 2 fialette? Sì, tranquillamente. E ne do una a Kadog. Grazie, questa. E no. Una a Richard. Causa pesanti allucinazioni. Questa la spalmi sulla lama. E quando entra in contatto col flusso sanguigno, entra dentro e fa bruttissimo. Come, dai, veleni, conosci i veleni? Sì, ma io di solito non li uso, cioè nel senso è un po' da... Ma questo qui causa allucinazioni. Quindi quando tu lo colpisci magari ti vede ancora più grosso, più forte, e se non muore si accanisce. Oppure se non muore poi dirà, ho visto Kadog, era un tizio enorme, fortissimo. Allora lo uso, sì sì. Un demone gigante. Però dimmi tu quando usarlo che io sono un po' ignorante di questa cosa. Quando vuoi fare tanto male. Beh, ok. Non dura, io invece non di aspettare molto. Che lui me lo dia, glielo vado a prendere dalla mano. No, io glielo do. Devi vedermi. Stai nascondendo anche da noi? Beh, non è che è selettiva. Beh, se tu ti nascondi in un angolo e ogni tanto tiri fuori la manina per farci capire dove sei... Ah, ok, vabbè, in quella caso sì. Richard! Si vede, al presente, come nei fumetti, si vede il taglio di oscurità e la manina che esce fuori fa... Qui? Gli do la fialetta. C'è pericolo? È per quello che mi stai chiamando? Tieni. Cos'è? Un miscuglio di roba... No, una è un miscuglio di roba schifosa, è un veleno molto potente. Ah, ok. Quella roba schifosa che hai raccolto da terra? No, non solo. Cioè, sono anche un alchimista provetto, oltre a tante altre mie doti. Sei pieno di sorprese. Sì, sempre. Ma non è una sorpresa ormai. Beh, no, ma io sono una creatura semplice, continuo a sorprendermi. Ma io non mi sorprendo. Quante cose sai, quante cose hai studiato. Ma soprattutto, che esperimenti facevi con queste ragazze? Vabbè, non lo so, non rispondo. Questa è una... Ti racconterò un giorno, gli do del cibo. Grazie. Un giorno tutto avere fame. Mi sono rimasti solo 2 giorni di razioni. T'ho dato tipo in 2 puntate una settimana di razioni. E io ho mangiato durante. Di cui mezza settimana negli ultimi 10 minuti. No, gli ultimi 10 minuti ho considerato una razione. Allora vogliamo andare a picchiare, menare le mani, perché qua c'è molto da uccidere. Cioè molto, uno però importante, probabilmente anche bello forte, perché ci aveva menato l'ultima volta quasi. Kadog, ma intanto c'era altra gente. No.
Eravamo deboli. Katog sta andando abbastanza in automatico. Sì, sì, certo. Verso l'uscita. Vedete che il posto sembra essere deserto da parecchio, almeno un paio di mesi. Io non sto praticamente guardando in giro perché sto sistemando il kit e mi fido di lui. Il sangue è tutto completamente secco, quello che vedete in giro. Ce n'è talmente tanto che nonostante sia così secco si sente ancora quel pungente odore. Mamma mia. Di sangue. Ma la bava di riesci a trovare il modo di salire al piano di sopra? Vi rendete conto di essere proprio sottoterra? Eh beh, certo, sì. E passate in questo primo questa prima parte di scale, che poi si chiude in una specie di pozzo. Ah, ok, perfetto. Ci sono delle scale, sono messe un po' male, però ci sono delle scale. Sopra è chiuso. Siamo arrivati? Non vedi esattamente quanto sia alto perché la torcia non arriva fino in cima. Sì, ma ci manderei sopra primo Richard perché le scale sono messe malaccio. Manderei Richard, se è sicuro vai tu lo clear e io vado per ultimo, così se sono troppo pesante e crollano le scale non siamo giunti come dire. No, io direi che conviene che va avanti Richard, poi vai tu, poi vado io. Ma no, io direi che è meglio se va avanti Kato, poi avanti lo clear e poi io. Mentre lui finisce la frase vado avanti io e apro la botola. Codardo e aspetto che vada avanti Richard. Fai una prova di destrezza. Faccio una prova di destrezza. Ho fatto 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, con il tuo dolce peso metti il piede su il quarto gradino. Sì. Che si rompe. Cazzo. Riesci ad aggrapparti, però hai reso più difficile agli altri salire perché c'è un... Ve l'avevo detto. Non ti preoccupare. Un coso rotto. Intanto apro. Ok, devi fare un po' di forza perché okay. È chiusa. Vedi che è meglio se sei andato avanti tu. Questa volta penso di avercela fatta, anche perché ho il focus, quindi sollevi la botola, senti che qualche cosa era stato messo sopra per nascondere la botola. Senti un blunk di qualche cosa che cade mentre sposti la botola. Ok, ho spostato la roba che c'è. Alzi un attimo la testa. Sì. E vedi delle persone che si girano verso di te a guardarti. Sono vestite alla guisa del Tevinter. Sono vestiti da magister del Tevinter. Hanno delle pergamene in mano, alcuni hanno delle tavolette d'argilla su cui stanno prendendo appunti e si girano a guardarti come per dire che cazzo sta succedendo. Salve, qui dovreste portare un mocio perché è tutto sporco, io ve lo dico. Ma sono capace di costruire le scale qui del Tevinter mentre cerco di arrampicarmi. Qua c'è un sacco di gente vestita strana. Chiediti se sono capace a costruire le scale sul Tevinter. Le scale nel Tevinter le sapete costruire, sì o no? Oh mio Dio, un talva tu cari! E scappano due. Uno rimane lì a prendere appunti. Dica. Dico, praticamente io sono salito, io adesso non è che peso tanto, peso giusto questi 250 kg. Ah, 250 kg. È un Kunari? Sì, no, talva shot. E qua... Nel senso, stavo andando, cioè sono salito sulle scale, il terzo, quarto gradino si è rotto. Come è arrivato di sotto? Non lo dire! Fai parlare me, intanto cerco di arrampicarmi sulle scale. Ah, in più di uno. E lo clear, vuoi salire? Sto salendo, cerco di arrampicarmi. Piacere intanto. Salve. Destrezza? Destrezza. Come ha fatto questa persona? Cioè, chi è? È un ragazzo sui... 17-18 anni, okay. Un ragazzetto 14. Proprio, imberbe, biondo, che è strano per il Tevinter, che hanno quasi tutti i capelli scuri, uh-huh. È più che biondo, è quasi albino praticamente, okay, sì. E sta prendendo appunti su qualunque cosa tu faccia, cioè se ti sposti vedi che scrive, si è spostato. È un bel hobby questo qua del... E parli la lingua dell'impero. No, guarda, ti sta parlando in testa. Come cavolo fa a capirti, se no? Perché no? Cioè... Tu saresti? Tu che hai appena parlato? Aspetta, 14. Ok, sali. Comunque parlo anche con Combat. Un elfo con la barba. Non sono un elfo. Il flagello di indovina chi. Voi siete? Sì. Sono io che sto facendo le domande. Gli strappo il libro di mano, così... Io lo prendo di mano. Tira fuori un'altra tavoletta. Purtroppo l'elfo con la barba gli do una botta.
sulla tavoletta. Sì, cortese col coso. Un po' di educazione. Siete voi che siete entrati a casa mia. Non è casa tua questa. Sì, ci abito, è casa mia. E quindi sotto c'è un lago di sangue in casa sua? Sa che è illegale? Ma che? Chi? Cosa è illegale? Quello, quel lago di sangue. Anche essere un elfo con la barba è illegale nel The Winter? No. Non sì, è vero. Glielo posso assicurare. Gli elfi sono buoni solo per una cosa. Ci dirò. Ma non mi sembra caso, cioè... Non, ok, subito. Prima ci può indicare Clisius dove... Magari ha preso appunti. Intendete il guardiano della notte, okay, il signore... Ok, non ucciderlo. Il signore dell'ultimo antico... Esattamente. Sì, ho sentito parlare di lui spesso ultimamente. Dove si trova? Siamo suoi amici. Dubito. È vero, guardi. Ti pare che un elfo con la barba non può essere amico del guardiano della notte? Soprattutto te pare? Assolutamente, mi pare che non possiate essere suoi amici, soprattutto un elfo. Ad ogni modo, quello non che... Non sono ancora sicuro se non devi uccidere. So. Beh, vabbè. Lei sa cosa fa Clisius agli elfi? No. Li fa crescere la barba? Li uccide per prendere il loro sangue e cercare di aprire di nuovo il portale verso... Ah beh, per fortuna che non sono un elfo. Sì. Gli compare davanti e faccio... Ma infatti, vede, stiamo portando quest'elfo leggermente ricalcitrante ad Clisius. Io non sono un elfo e non sono ricalcitrante. Chi siete voi? Non vi conosco. Io sono caldo. io... fermo prima. Non mi porterete da nessuna parte. No, invece sì, lo faremo. No, e mi attacco, visto che non sono capace di prendere, mi attacco al braccio lui. No, lasciami. Lasciami. Sì, e invece ti ci porteremo. No, sei grosso, non riesco a resistere, sei troppo forte. Mi volto verso Richard e ti faccio una buona prova d'attore. Interessante. Sì. Recupera la tavoletta che hai buttato per terra prima e prende altri punti. Quindi non mi porterete da nessuna parte. Io do un'altra botta alla tavoletta, no, cercando di liberarmi da casa. Non ci porteremo fino a quando non ci avrà detto dove, perché noi non sappiamo dov'è. No, non fatelo. Ha perso il biglietto con l'indirizzo. Non dirglielo se sei ancora un uomo di buon cuore. Ok. No, dicelo, no, dicelo se sei un uomo di... No! No, anche perché se con questo tono... Dovete decidervi, tra poco arriveranno le guardie e non sarà più un problema mio. Dicelo, perché sennò ti dobbiamo spaccare le gambe per fartelo dire, mi sembra stupido. Non c'è bisogno, basta chiederlo gentilmente. Lo potresti dire, per favore, sarebbe molto cortese da parte certo, tua. Certo, dicono che sia ad Ath Velanis, una torre appena fuori dalla capitale. Direzione? Sud, sud. Non ci voglio andare! Ah, di là. Di là. No, non andrò da quella parte. Invece sì, sicuro, a che distanza? Un paio di giorni. Se fossi in voi però cercherei un'uscita secondaria da quella cosa che non esiste sotto il circolo dei magi. Certo, non c'è. Come non esiste? È sotto, dove arriviamo? Sì, ma nel senso che non... Ma state anche studiando, come fa a non esistere? Fai blink blink con l'occhio per favore, signor Tevinteriano. Scusi un secondo, lei che mi sembra il più pacato e intelligente del gruppo. Certo, nonché l'unico non sei umano. Molto studioso, te ne saresti accorto subito che è un mentecatto. Nonché l'unico umano. Bypassi, sì, le guardie davanti. Stanno per arrivare, io lo dico nel vostro interesse, a me non cambia assolutamente niente. Però se voi tornaste da dove siete arrivati senza dire niente a nessuno, noi continueremo a far finta che questo non sia mai successo e ognuno andrà per la propria strada. Ma non potremmo andare da Clisius. C'è un'altra uscita? Chi lo sa, da un posto che non esiste, è possibile. Non riesco a capire. Sì, ma non so, il gentile signore qui presente penso che ci abbia comunque suggerito di evitare lo scontro con le guardie. Cosa va bene, allora torniamo giù. Io non gli ridò la tavoletta l'altra che era caduta. Grazie. Bella scrittura, complimenti. Grazie. Paio di errori di ortografia, ma non è un problema. Purtroppo quando esiste, mi buttano le tavolette per terra. Il posto che non esiste, ha delle uscite che non esistono, che, oltre a quella che ho già trovato? Dicono che esistano. Bene, bene. Beh, allora... Io però non saprei, non ci sono mai stato e soprattutto è un posto che non esiste. Perfetto, ci torniamo. Torniamo alla nostra non esistenza, a rivederla, signor... Ma io perché non sono rimasto a fare il falegname come voleva Babbo? Ah, scusi, come mai? Perché non paga. Perché scrivi tutto? Perché è tutto interessante. Prima o poi qualcuno servirà a sapere che siete stati qui. Io faccio lo speriamo più poi che prima. Cioè, arrivederci. È tutto buono da mangiare, quindi mangio tutto. Forse meglio se lo zittiamo. Ma no, mi pare una persona così a modo. Non ci ha fatto ma niente. Ha scritto tutto. E vabbè. Che problema c'è?
Tanto nessuno legge, a parte te e lui, probabilmente. No, non funziona proprio così il mondo Catog, però va bene. Come no? Credo di iniziare a sentire i passi delle guardie nel corridoio. Io sto già scendendo le scale. Dai, no, cioè, mi sembra non sono un assassino. Dobbiamo renderlo realistico, però. Cosa? Dagli un pugno. Se mi date un pugno sapranno che c'è stato qui qualcuno e sarò costretto a rivelare che siete entrati lì sotto. Beh, non se il pugno è abbastanza forte. Prima o poi. Beh, no, qualcuno. Facci un favore, facciamo una cosa. Io ve ne andate abbastanza forte. Noi andiamo via e tu dici che gli altri che sono scappati hanno avuto una luce. Perché la gente non capisce mai le mie minacce? Vabbè, scendiamo. Arrivederla. Salve. È stato un piacere. Sì, anche per me. Tra l'altro nessuno gli ha dato i vostri nomi, quindi comunque non sanno chi cazzo siete. Quindi scendiamo. Richard, i passaggi segreti. Ah no, aspetta, io ho l'occhio vigile. Certo che incontriamo sempre della gente strana. È allenato. Ah, ho fatto uno stand a 6. Incontriamo sempre della gente un po' particolare. Sì, no, è molto... Cioè, nel senso... Io l'avrei ucciso. È pieno di pazzi. Vabbè. Tanto del Tevinter. Beh, lo so, ma no, a me non piace ammazzare la gente che non cerca di ammazzare me. È proprio una cosa che mi sembra. Ma che ne sai, magari stava scrivendo qualche magia per prenderti l'anima. E quando succederà, gli spezzerò il collo. Ma magari sei lontano. L'albero. Tu? Gli spezzerò il collo da lontano. No, dico lontano. Vabbè, allora, io ho fatto 6... Bravo, vedi che stai imparando il nostro senso dell'umorismo, ragazzi. Fa pure di venire 12, in giro con noi. 14 più 7... 14 più 7, 21. Di? Perception. Sto cercando passaggi secreti, segreti proprio come la bava dello Shoggoth. Ok, ti rendi conto non è tanto un passaggio segreto, quanto un passaggio alle fogne. Oh, questo non ti piacerà. vi ricordate quella puzza che stiamo sentendo adesso? Ecco, potremmo sentirne una peggiore, ma se passassimo di lì potremmo probabilmente allontanarci molto dal centro abitato. Che odore peggiore? Peggiore di questo? La merda. Quella nuova? Se avessi lavorato nelle infermerie dove ho lavorato io, capiresti se ci sono odori peggiori. Non sarebbe cato che se avesse lavorato dove hai lavorato tu. Però lui in realtà ha lavorato allo stesso punto dove ho lavorato io, ma dall'altro lato. Sì, esatto. Cioè io ho lavorato a riempirle. Esatto, quindi la puzza in teoria è abituato. E mentre conversiamo sulla puzza andiamo avanti. Eh sì, andiamo. Che bello. Richard non sarà abituato, essendo un mercante. No, esatto. Un po' una fighetta. Insomma, ti sporchi un po' le piedi, non è un problema. Vi rendete conto che le fogne del Tevinter sono un lavoro di ingegneria... fatto molto molto bene. Voi vi rendete conto? Io non capisco niente. E sono anche però molto molto complicate. Ah, questo lo capisco invece. Quindi, per riuscire ad uscire dalle fogne del Tevinter. Dalle fogne. Io guardo il soffitto delle fogne. Tu guardi il soffitto e qualcuno di voi dovrà fare un tiro di cunning. Ho capito come funzionano queste cose. Oh, io ho Cunning 2 più il focus in research, che mi dà 4 in tutto. Io ho Cunning 3 e conoscenze natura 2, più natura delle feci. Non ti serve. Un'opera di ingegneria. No, se con le feci, la natura delle feci. Ingegneria di Dio, la più evoluta di tutte. Il creatore. Allora non vado io. Richard. 11. In tutto? Sì. Però io non mi fido di Richard. Ho fatto 3-2-1. Bravo Richard, bravo. Ho detto 15. Che non imbroglio sui dati. Ok, se cado che è abbastanza sicuro, io non guardo. Io in realtà uso il senso di orientamento. Cioè, se sono riuscito, dico, beh... Noto senso di orientamento. Ah, mentre siamo giù immagino che sarà buio. Sì. Faccio, fermi tutti, guardate qui. Uh-huh. E avevo uno spiritello. Un wisp che fa luce. Bello. Fuoco fatuo. Ci può mangiare. No, usiamo. Se vuoi provare, sì. Dopo lo provo. Però adesso seguiamolo. Io direi in quella direzione lì. Posso darti da mangiare così? Se fa tipo effetto placebo, che lui si mangia lo spiritello, io poi lo rievoco ogni volta. Quanto potresti risparmiare in razioni? E devo vedere se ha un sapore. Se ha un sapore, sì. Cioè, a me va bene. Però catto che deve sentire qualcosa, perché... Camminate per parecchio e fatemi un tiro di costituzione, perché la puzza è veramente molto forte. Non posso avere un vantaggio perché sono chirurgo.
E che cos'è? 6, 7, 8, 9, 9, 5, 15, 14, più stamina, 16, 17, 12. Ecco, vedi. Richard sta un po' male, inizia a soffrire parecchio la puzza. Faccio una prova di healing per dargli tipo dal kit alchemico, che ne so, tipo della canfora, okay, qualcosa da mettere sotto al naso. Non c'è un modo per togliersi l'olfatto? Tris, con 5 stunt ho fatto 20. Perfetto. Mettiti questo sotto il naso. Subito. Avevi ragione a dire che c'ha il naso sensibile. Non è abituato. Povero. Senti qua, guarda. Andiamo avanti. È tutta come aria di montagna. Però, si vede. Mamma mia. Con i 5 stunt da exploration. No, non era exploration, era io. Ah, no, sì, era di healing. Nell'esplosion mi fido di Katog. Vi trovate dopo parecchio tempo, dopo qualche ora di cammino nelle fogne, lento e faticoso e marcio. Io per queste ore ho continuato a menarla su quanto saremmo stati in merda senza la mia luce. Andrò benissimo, mi hai semplicemente convinto di più. Arrivate a uno sbocco sul... A uno sbocco sull'esterno. Ok. Siete in mezzo alla campagna, avete probabilmente seguito un viadotto che vi ha portato verso un fiume. Beh, fuori siamo fuori. Adesso dobbiamo nasconderci e muoverci furtivi. Beh, siamo in mezzo a nulla, basta che andiamo avanti e basta. Nascondendoci. Ah, sì, ok. Ah, furtivi? Mm-hmm. Ah! No. Io non capire, no, cioè, mi avete detto, quando dite furtivi, tu fai più rumore. Furtivo devi fare come Richard. Ma no, ma non farti vedere da nessuno. Ma mi avete detto fatti vedere, così loro non vedono noi. Sì, quello quando c'è gente. Che già vediamo. Se dobbiamo invece nasconderci da tutto. Ok, usate due parole diverse. Cioè furtivi e... Perché altrimenti poi mi dite furtivi. Nascosti. Ok, nascosti. Cioè furtivi è senza gridare. Nascosti è io grido. No, il contrario. Ok. Mi ricorda i Monty Python. Sì. Okay. Nessuno deve entrare in questa stanza tranne me. Ok, tutti possono entrare in questa stanza tranne me. No. Ok, quindi adesso nascosti. No, furtivi. Nascosti. Ok, nascosti. Furtivi urla. Perfetto. Nascosti no. Perfetto. Allora nascosti. Questa cosa ci si ritorcerà contro. Chiaro, per quello gli ho detto nascosti. Andiamo. Da che parte? Furtivi. Chi di voi è in grado di orientarsi di... nella bonna? Come funziona? Io al massimo conoscenze natura per capire dove è il nord. Conoscenze natura puoi capire dove è il nord. Stunt da 5. Io se potrei 11 dire... 11 e 5, 16. Qua funzionano gli stunt. 5. Stunt. Impossible. Cosa diavolo stai dicendo? Sta... stuprando Freddie Mercury. e magari lui è contento. Dai, la volevo dire io, non l'ho detta perché avevi cattivo gusto. Vabbè, tanto è morto. Mano a mano che andate verso sud-ovest, dove vi ha indicato il mago, sì, nella torre. Mago, adesso. Il mago. Sentite che diventa più forte la presenza dei Prole Oscura. Sono nascosti sottoterra, ma sono vicini. Non troppo vicini, ma abbastanza. È la direzione giusta. Menare le mani. E sfoglio, intanto, mentre andiamo, il libro di Aidan, per vedere se parla di qualcosa di particolare, tipo dei Prole Oscura del Tevinter, o se c'è qualcosa in questa zona, o c'è qualcosa in generale. Allora, del Tevinter ti dice alcune cose il diario di Aidan. Ti dice innanzitutto che... la cittadella del creatore è diventata nera a causa dei maghi del Tevinter, chiaro, che hanno ucciso i loro schiavi elfici per convogliare tutta l'energia del loro sangue e entrare fisicamente in paradiso. Ma perché gli elfi? Perché erano schiavi. Ok, però non è che c'è un motivo perché il sangue degli elfi rende meglio con la carne, che ne so. No, è che okay. erano di più e più sacrificabili. Hanno ucciso persone, erano elfi, come... Esatto, sono kobold. Come la pre-exalted, no. Vabbè, ma non erano persone. L'altra cosa è che gli dei del Tevinter, secondo Aidan, sono... gli dei malvagi degli elfi,
e che quindi quando è stato creato il velo per separare il mondo dall'oblio, loro è lì che sono stati rinchiusi da qualche parte. Io allora mi metto il medaglione di Falondil e vado avanti. Avanzate e grazie al tuo successo nel decidere da che parte seguire. Una cosa molto importante, scusami, non voglio interrompere, ma è una cosa veramente centrale. Lo spiritello di luce è buono? Io ho provato a mangiarlo, siamo usciti, io... Considera che magia è creation. Sì, ma anche le fiamme sono creation. Esatto, quindi però la sensazione magari gliela dà. Sì, una bella una piccola scarica elettrica. Quello sì. C'ha un sapore, sa tipo di fare. Sa di elettrico. Sai quando prendi la scossa sulla lingua perché ci metti su una batteria da scemo? La pila. Sì, mi piace. È buono. Sì, dopo il terzo che ti mangi e vedo che ti sta facendo un buco sulla lingua, è un cibo che però va assaggiato con parsimonia e scandito. Sì, anche perché guarda, adesso gli do un pezzettino di carne e probabilmente non sente più il sapore. È successa una cosa tremenda. Io te l'ho detto. La magia è pericolosa. Ma torna. Io ho paura. Sì, torna. Devi stare però a digiuno per quasi una giornata. Cosa? Ma ti dà l'energia la magia che ti ho fatto, che hai mangiato. Ah, ma quindi è come se avessi mangiato? Sì, è come se avessi mangiato 10 volte. Ah, va bene. D'accordo. Però solo i forti riescono a sentirla questa cosa. Solo coloro il cui nome verrà ricordato. Stai stuprando mentalmente. Va bene. Dopo vampiri lo stupro mentale è sdoganato ormai. No, il stupro mentale è stato sdoganato da Manto. In realtà in Cthulhu. Nu. Sì. Manto in Cthulhu, i koboldi con il divoratore di armi. Mamma mia! Ma lì era a parole, non era un incantesimo. Manto ha fatto l'incantesimo stupro mentale. È vero. Ok. Vado avanti. Camminate per altre 2 ore, poi il sole sta scendendo e voi siete comunque in giro da 12 ore, 13 ore a camminare. Avete camminato più di quanto sarebbe. In realtà io e Cato che andiamo tranquillissimi. Richard mi sa che ha un po' di problemi. Quant'hai costituzione, Richard? Costituzione 2, però stamina e running. Anche tu, anche noi abbiamo stamina. Noi abbiamo 7, tu 4. Vabbè, infatti avete camminato per quasi 14 ore. Però anche voi iniziate a sentire la stanchezza. Io quando inizio a essere stanco succhio un po' di energia a Katog. Una pennica non potremmo farla? Allora. Sì, in un posto sicuro però. Voglia a trovarlo? Questo è un posto sicuro, siamo in mezzo al nulla. C'è un po' quella sensazione di fondo dei Prole Oscura, però in realtà... Beh, siamo abituati. Beh, troviamo un posto riparato. Cioè, magari non al chiuso, facciamo però... Facciamo i turni di guardia. Ok, tu ne fai 2, fai anche il mio. Ma io... Sì, però ho fame. Mentre andiamo, riesco a trovare qualcosa da cacciare? A incantesimi, tipo gli faccio hemorrhage. Gli succhio il sangue a un capriolo in lontananza e lo ammazzo. È morta così la mamma di Bambi. No, tra l'altro io ho Blood Wound che qualsiasi creatura ha vista. Okay. Quindi se vedo tipo una piccola cosa di caprioli, a tutti. E gli faccio uscire il sangue dagli occhi. Tanto non è che lo dobbiamo cucinare, a me va bene così come vengono. In realtà, come ben sai, in Dragon Age ci sono solo 3 animali. Delle specie di mucche, i conigli e le volpi. Sì, giusto. Fine. Non c'è nessun altro animale. Vedo quindi... se riesco a trovare. Le mucche ti corrono velocissime e non riesci mai a prenderle, se non col mago. Mucche, conigli, volpi o anche cavalli. Ah sì, anche i cavalli. E delle viverne. Beh, magari sono buone da mangiare. Sì, ma sono da uccidere le viverne prima. 10. No, fate talmente rumore, pur cercando di muovervi silenziosamente, fate talmente rumore che gli animali scappano ben prima che voi arriviate. Ok, io comincio a masticare. Io non è un problema a questo punto. Mentre faccio i turni di guardia... Mangio e dormo. Sì, mentre faccio i turni di guardia, mastico, cioè mi mangio il cuoio della corazza di cuoio che ho abbandonato per la full plate. Non è un problema. Tanto dura, è come carne secca più spessa, va benissimo. Senza dubbio. Assolutamente sì, va bene ai denti. Perfetto. Turni di guardia. Mi io faccio una turni di guardia, chi fa il primo? Io. Ok.
5. Allora, ho fatto 9 più 7 di Sing. Qualora l'avessi fallito, potrei tirarlo. No. Che io sappia, se uno si mangia un pezzo di Darkspawn, ma è un custode grigio, succede qualcosa? Non sta comunque bene. Peccato. Volevo allungarti il cibo con i pezzi di Darkspawn. Durava di più. A me sarebbe andato bene. Sta molto male, come stai male quando fai il rituale dell'unione, comunque. Diventi un custode grigio. Lì svieni perché il tuo corpo non è ancora abituato, però comunque il sangue di Prole Oscura cerca di divorare i tessuti del tuo corpo. Mi ricordo che una volta avevi provato a leccare... Anche se sei, scusa, Grey Warden già. Sì. Una delle prime puntate avevi provato a leccare la spada in tinta del sangue del Prole Oscura. Pensando di essere immune. Non ti uccide, però ti fa stare molto male. Il turno di guardia di Katog passa molto tranquillamente. Ah, fantastico. E il turno il turno di guardia invece di Locklear passa sempre con Katog. Sempre con Katog. Sì, sì, sarò stanco poi di fare dei tiri. Non è un problema. Quasi fumble. Ma se non è fumble, non stando a 5. 5, 6, 7, 7 più 7, 14. Allora, ti rendi conto che ci sono delle creature che si stanno muovendo, però se riesci a svegliarli, a spostarvi velocemente, non li dovrete attaccare. Sono dei Prole Oscura. Le faccio. Ehi, Richard, intanto prendo Locklear e me lo carico in spalla, così non si... Che c'è? Dobbiamo andare. Dove? Ci dobbiamo spostare un attimo, stanno arrivando gli stronzo. Nascosto, ok. Non ti devi spogliare, non serve quello con la magia del sangue. Non ti preoccupare, faccio patto. Guardando, vedi anche che sono un gruppo abbastanza numeroso di Prole Oscura. E non ha detto nutrito, sennò ti veniva fame. Grazie. Sono un gruppo numeroso e ti sembra che siano vestiti con un uniforme, che è una roba strana per dei Prole Oscura. Vedo in genere sono vestiti con i resti delle armature di quelli che uccidono. Vedo anche i dettagli di quell'uniforme con 6, 3, 9, 2, 11 e 7, 18. Sì, c'è il simbolo di una specie di artiglio nero che copre un sole. Ok, me lo cerco di tenere la memoria così poi lo descrivo agli altri due che magari ne sanno di più. Ti sembra anche che ci sia uno di quei Prole Oscura più intelligenti? Ah, sì, di quelli che sta guidando. Ho capito. La truppa. Però riuscite a spostarvi? Perfetto. E a non farvi trovare. Adagio Locklear e poi dico bene, turno tuo. Va bene. No, okay. Non toccare i soldi, ti pago dopo. Sì, non ti preoccupare. Aspetta, sì, mi metto a dormire. Mentre dormo, sonnambulo, mangio il resto delle scorte di Locklear. Oddio. Da addormentato. Okay. Completamente addormentato. Non lo farei mai se fossi sveglio. Da addormentato. Vediamo se mi sveglio, anche perché mi è rimasta una sola. Che tengo per i momenti preziosi. E poi mangia Locklear. Come un boa. Cos'è se mi sveglio? Mentre mi fruga da sonnambulo? Cos'è? Allerta. Allerta. Mi sa di sì. 12, se è perception, sì. 15. Mi trovo con gli occhi chiusi che rossicchio. Stai prendendo la borsa. Faccio mangiare il fuoco fatuo. Poi prendo dell'erba e la faccio mangiare. La rumino tranquillamente. E poi Richard dorme? No, è il mio turno. Sta facendo il turno? Richard, hai del cibo? No! Ho paura che mi morda una gamba. Mettiti dall'altro lato. Si muove veloce. Mettigli davanti un pezzo di rame. Sente l'odore a 10 km di distanza. È un segugio. Non so se è normale dei cunari o qualcosa del genere. L'avevo cosparsa con dei liquidi particolari quest'ultima azione. È riuscita a sentirla lo stesso. Ma non credo.
Non c'è qualche uccello che vola o qualcosa del genere? A te viene in mente che sì. Niente. A te viene in mente. Guardo con attenzione. È notte, è difficile che ci sia. Tira di percezione. Non ho Dark Vision perché sono un elfo. No. Tu quanto hai di intelligenza, Richard? No, 5. Ok, a te viene sicuramente in mente che se voi 16. Mentre dormo mi attaccaste a un carretto e mi metteste davanti del cibo, vi porterei a destinazione senza che voi doveste muovere un passo. Dobbiate, scusate. Beh, sei un cunari. Sarebbe bello, ma purtroppo non abbiamo un carretto. Allora, fa niente. Ce l'avevate, ma l'avete abbandonato. 16, sì, ci sono degli animali un po' in lontananza che si muovono. Entro 24 metri? No, un po' più lontani. Mi avvicino un po'. 4-4. Vai, destrezza. È nascosto. Una colazione del custode, per favore. 8. Crack! Boom! Sbatti contro qualche cosa. E nel frattempo Katok si è rigirato masticando erba, quindi la sua armatura è caduta per terra facendo ancora più rumore. E vedi quegli animali che in lontananza scappano. Non sei nemmeno riuscito a capire esattamente che cosa. Scavo per tre terra. Animali che ci sono. Scavo così. Per terra. Ok. Trovo dei vermi? Mi servono. Sì. Mi servono 15 secchi di vermi. Ne prendo una decina. Li riporto, li rimetto in mano e mi rimetto a dormire di fianco. La notte passa tranquillamente, domani che caccerò. Che schifo. Richard. Sì? Fai il turno di guardia. Ok, che merda. 10. Ok. Tu te ne stavi lì tranquillo, beato, a farti i fattacci tuoi. Quando a un certo punto ti rendi conto che quella sensazione fastidiosa che hai avuto tutta la notte di prole oscura che si stavano avvicinando, poi si sono allontanati, poi si sono riavvicinati, poi si sono riallontanati, è molto più vicina di prima. Probabilmente ti sei distratto e non te ne sei reso conto. Ma stavo guardando il verme che spuntava dal naso di Katog perché era riuscito a sfuggire. Sì. Ma te ne accorgi quando una freccia ti passa di fianco e si pianta per terra aspetta. Di fianco a te. Lì comunque devono vedermi. Loro hanno sparato una freccia nel gruppo. Ah, ok, va bene. Ok. Quanto abbiamo dormito? Avete dormito 6-7 ore. Quasi, è quasi l'alba. Li ho recuperati. Probabilmente stavano tornando verso il buco nel terreno che li ha generati. E vi hanno individuato. Esatto, se non c'è il carretto è solo colpa del falso imperatore. Del vero falso imperatore. Del vero falso imperatore. Alarm! Alarm! Io ti do una manata come se dovessi spegnere una sveglia. Snooze! Ah, che succede? Mi guardo intorno. Percepite i prole oscura. Armi telecinetiche. È un bel gruppetto, sì, iniziativa. Dai, non riesco neanche a fare prima le armi telecinetiche. No, stavi anche dormendo. Già tanto che non ti faccio fare il tiro per svegliarti. Oh. 14. 19. Aggiungono al più 2 della destrezza. Sì. 8. 19. Ah, però. Wow. Hai fatto senza focus era 6. Però. Sì. No, non spogliarti. Sta ancora dormendo. Mi sveglio con gli occhi appannati. Vedi me in piedi con l'ascia in mano che sto guardando qualcosa. E tocca a Kato che infatti. Carico. Aspetta, carico, non ti chiedo neanche quanti sono, cosa sono. Che cosa... Tu carichi. Io carico, cioè in realtà carico comunque, ma chi? Beh, io caricare in teoria è soltanto se stanno molto vicini, No, io comincio a caricare, vedo quando finisco. Magari finisco fra 3 round di caricare, però vado avanti. Corri verso il gruppo di prole oscure e ti rendi conto che sono 2 gruppi di prole oscure. Va bene, io cerco di puntare a quello più... 4 e 4. Ah, io vorrei puntare, se ce n'è uno, a quello più grosso, cazzuto e pericoloso. C'è uno di quelli degli Harlock, che sono gli umani. Sì. Che ti sembra particolarmente grosso. Vado sicuramente su di lui. Perché... E hanno quelle armature che hai visto al tuo primo turno di guardia.
con quello strano simbolo sull'armatura. Ho capito. Sì, sì, carico lui. Non so quanto sono lontani, quindi dimmi se ci arrivo in realtà. Se corri, se usi tutte le tue azioni per arrivare da loro, sì, arrivi da loro. Perfetto. Però non attacchi anche. Non attacchi. Ah. Perché usi due azioni per arrivare da loro. Avevo fatto uno stand a 6, me lo tieni buono per la prossima volta? No. Grazie. Perché te l'ho detto prima. Ah, sì, lo so, Richard. Io rimango nascosto ma attivo le spade. Sono a una ventina di metri. Va benissimo, rimango fermo, nascosto. Nasconditi. Nascondo. Che tiro di merda, però è uno stunt, ma non ci sono stunt sul nascondersi, suppongo. E... oddio, mi sono perso via. Schiusiti. 4, 8, 16. Ok. E attivo il combattere con due armi. Ah, ok, sì, ho capito. Le mazze? Sì, nel senso che devo attivare il talento. Sì, sì. E al primo giro la metto su difesa, perché sai mai. Ok. Giustamente. L'Arlock, quello che stavi caricando, sì, carica te. Bene. Con una bella spada a due mani. Spell stunt della magici? Spell stunt? Ce li dovresti avere tu nel miliardo di schede. Advanced. Secondo me ce li hai. Comunque, lui prende la 19. Presissimo. E ha due stunt. Con uno farà un mighty blow. Bravo. Bravo. E con l'altro farà uno skirmish. Giustamente. 10, 15 e 5, 20 danni. Ah. Li sento. Non sono qua. Li sento. Ah no, non tocca a me. Non tocca a me. Manca ancora un tocca po'. Agli altri. Agli altri prole oscura. Giusto. E tre vengono su di te. Vabbè. Il primo prende la 9 e 4, 13. No. Il secondo prende la 14. Preso. E il terzo prende la tantissimo e ha 6 punti stunt. Ah, merda. 6 punti stunt con cui fa cripple. Così. Per cui è un meno 2 a tutti gli attacchi, ai danni e al movimento è dimezzato. Ah, maledetto. E in più ti fa un mighty blow e pierce armor. Ah, ustia, questo farà male. Quindi il primo che ti prende normale con un'ascia sono 14 danni. Ok. E il secondo che ti prende anche col mighty blow e ti passa attraverso sono 15 e 3, 18. Madonna. Danni col pierce armor. Che male. 14 più 18, 20. Hai tolta l'armor? Sì, 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 sì. Il secondo metà sola, però. No, 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 no. Ho fatto, come si dice? No, il secondo ha fatto pierce armor. Ah, quindi quindi metà dell'armor. Metà. Ok, allora tolgo 5 dal 19, 3, 14 più 13? 27. 27, perfetto. L'altro, okay, invece, l'altro gruppo, vedete, sì, che... di quelle sberle. L'altro Harlock che c'è nel gruppo, perché tutti poi sono Genlock, che sono quelli che vengono dai nani, ma l'altro Harlock ha un bastone in mano e concentra dell'energia magica e la scaglia contro Locklear. Ma io sono per terra sdraiato nell'erba. Appunto, sei ancora più facile da colpire. Ma non mi vede. Ti sei nascosto? Beh, ero sdraiato nell'erba. Una prova di percezione facile facile, però... Fumble! 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 Due! Ragazzi, sì, ma due fumble! Vedi fare i pignoli! Due fumble in una puntata! Perché sono buono. Dai. Tu quanto avevi fatto di nasconderti? 16. In realtà solo col fumble me la cavavo. Se faceva tipo un 2 mi vedevo stesso. A dirla tutta sarebbe andata meglio se ti avesse visto, perché avrebbe sparato la lancia e con fumble avrebbe colpito qualcun altro. Ma chi se ne frega, va bene così. Vabbè, lancia fumble. Il fulmine verso di te allora. Ma come? Non vede nessun altro. Grazie.
ma non riesce a lanciare l'incantesimo. Vedono al buio però l'oscura. Ah, che culo. No, ci sentono, siamo costruiti grigi. Sì, a parte che vi sentono, poi non è più buio. Comunque non riesce a lanciare l'incantesimo che fa e si spegne su di lui, ma manda gli altri tre Genlock su di te. Cazzo. Vado giù. Uno prende la 11. Mi raggiungo? Sì. Ok, no, non mi prende con la 11. Uno prende la 15. Sì, preso. E uno prende la 14. Preso. Mannaggia, ragazzi. Non tirano giù, dai. Non ho fatto neanche stunt. 14 più 7, 4, 11. 25. 25. Meno due volte l'armor. Ok, 5. C'hai 10 di armor? Sì. E c'è l'armatura quasi completa. Prima ti hanno fatto quindi 40 e passa danni, tipo? No, io sono a 29. Ero a 30... Il fumble è arrivato perché è arrivato Pietro e nel momento in cui io tiravo... Grazie Pietro, Pietro grazie. Tra un round slogga e rilogga. Esatto. C'è un grosso accumulo di Genlock sul nostro povero Katog. Adesso vediamo bene. Tocca a Locklear. Locklear. Ci sono 7 prole oscura su di lui e uno da solo che è rimasto indietro perché era il mago. Una mano! Con l'anello si taglia la mano. Attivo Blood Magic. Lancio Blood Wound. Tan tan tan. Tan tan tan. Mi servirà questo perché mi serve la spiegazione lunga. Quindi... E abbiamo perso le spell. Che erano più o meno qua. Qua. Per vedere se era quella d'area. Vediamo un po'. Spero che non fosse nelle specializzazioni. Sì, sì, no, è nella Blood Magic qua. Blood Wound. Ok. Quanto per avvicinarmi a 12 metri da loro devo andare avanti? Sì, erano a una ventina di metri. Quindi non la posso attivare perché minor action è quella, no? È movimento o attivazione? Sì, se devi anche attivarla, sì. Sì, devo attivarla. Blood Magic devi attivarla sempre, sì. In genere sì. Quindi allora non faccio energy, mi avvicino strisciando. Tipo metà del movimento riesco ad arrivare entro 12 metri. Erano a 20, quanto ti muovi tu? 15. Allora sì. Mi muovo, cerco di rimanendo nell'erba perché ho visto che non mi hanno visto. Mi avvicino e lancio telekinetic weapon. Ok. Stunt, ti prego, stunt. Sei stunt! Molto bene. Con 4 faccio fast casting, quindi lancio un'altra spell. Grande. E con 2... Con 2... Faccio... Arcane Armor. Ok. Che è con 1 in realtà. E con l'altro 11 Arcane Advantage. Quindi la prossima spell che tiro hanno meno 1. Quindi con Telekinetic Weapon spendo 8 più 11, 19 mana. E avete tutti le Telekinetic Weapon. Ed era una, ti abbassa di 1 Pierce. E più 7 danni. Giusti. Sì. E con la magia Fast... Navighi più velocemente durante le fasce orarie. 3, 5. Lancio Mass... No, lancio Rejuvenate su di lui. Ah, sì. Bene, bravo. Giusto. Ci riesco e sono bilico 3 punti ferita per adesso e poi allora 1 2 3 4 5 6 7 ok e ho speso aspetta 17 dopo lo clear tocca a 21 c'è modo qualche modo di fare un attacco turbinante. Sono tutti lì. Se fai 5 stunt te lo faccio fare. Ok, perfetto. Aspetta che Pietro è... Guarda la telecamera, Pietro. Per chi ci hai preso? Insomma. Allora. Solo che con anche le cuffie in testa fa troppo caldo per metterci anche una ciocamano addosso. Esatto. È lì. Occupa il posto di manto. Esatto, sappiamo che c'è. Allora, io comunque attacco l'Arlock Alfa.
d'accordo? Poi non si chiamava Locarfa, sì, sì, sì. E se ce la faccio, turbino. Se non ce la faccio, invece, uso. Vabbè, intanto comincio ad attaccare. Tanto vedi se ce la fai. Beh, penso di sì, perché ho fatto 8, 9, 10 più 11, 21 a colpire. Allora, non ho fatto stunt, però io posso spostare automaticamente di 2 metri. Ok, quello che voglio fare è spostare di 2 metri la rock alfa per farlo, come si dice, per farlo schiantare contro altri 2 che ha alle spalle. Fai una prova di forza. Perfetto. Ormai ho fatto 7, 8, 7 più 9. Ho fatto 9 più 5, quindi hai vinto tu. Perfetto. Lo sposti e ne sposti altri 3 insieme a lui. Fantastico. Allora, gli faccio il danno. Vai. Non so se mi piace, ho fatto un po'. Le tira. Fa culo, magari faccio uguale. Esattamente gli stessi numeri. Esattamente gli stessi numeri. Allora... Sì, è vero, gli ho fatto 9, però più 24. Ok. Gli hai fatto 25 danni. Perfetto. Ah, i maghi support. Io in realtà non faccio assolutamente niente tranne culo una cifra e basta. Richard. Allora, io riesco ad arrivare dal mago? Ti eri già più un po' avvicinato prima. In teoria potrei averlo fatto visto che ho soltanto attivato. Ma non l'hai fatto. Però. potrei, ma. Ma. Se avessi 3 palle sarei un flipper. Ma ne ho 2. Se mia nonna avesse le ruote sarebbe una carriola. Esatto. Ma altrimenti no. Faccio il primo step. Tu? Vado a dare una mano a Kato. Grazie. Che dovrebbe essere apportata a qualcuno dei suoi. Di quanto ti muovi tu? Eh? Di quanto ti muovi tu? Di 15. Allora sì, hai 3 che ha spinto indietro, riesci ad arrivarci. Ok, io arrivo dietro di loro e backstab uno di questi. Vai. Speriamo. Allora. 18. Preso. Ok, Pierce Armor a me costa 0, quindi anche senza aver fatto stunt. No, devi fare comunque stunt. Fare comunque stunt, ma non ti costa. Ah, bastardi. Vabbè, allora quello niente. È troppo facile. Peccato. E i faccio... Oggi vi insegneremo, no. Ma perché? Tutte le scuole perché? Di magia, l'incantesimo base per tutti i maghi, armi telecinetiche. Palle di fuoco non servono. No, inutili. 22. Danni? Sì. Col più 7? 2 volte perché il più 7 è su un attacco. No. No, allora 15. L'avevo moltiplicato per 2 pensando ai 2 attacchi, ma. No, backstab non attacco. È un secondo attacco. Ah, ok. Ok, quindi hai fatto 15. Ho fatto 15 e. Sì, e basta. Ok. Il prole oscura che hai attaccato, ma solo lui. Si rende conto che sei lì e prova a darti una mazzata in faccia. Venghino, signori, venghino. Pietro, grazie. Ha fatto quasi fumble, ha fatto 1-2-1. Gli altri si accaniscono su Katog. Allora, almeno i 3 che sì, aveva già addosso. Quindi preso. Preso. Questo è uno. Preso. Ed erano i 3 che aveva addosso Katog. L'Arlock Alpha, vediamo se ti ha visto. Richard, lo segno qua. No, non t'ha visto. Quindi attacca, si risposta. Si risposta, ah giusto. 7 1 8 e 2 10. È puro. Non t'ha visto. 11. Quindi si risposta verso l'altro. Preso in 3. Ah, bene. In 4. 4. E la Madonna. E me ne vado via un attimo. Ho fatto 5 stunt, per cui fa un urlo che invita gli altri a i suoi minion. Fa un urlo a ritornare in forma e li cura di 2, 4. Quindi quello che è stato ferito si ripiglia un attimo. Kalim. E con l'altro fa un Mighty Blow. Quindi hanno preso per adesso in 4. In 4 con un Mighty Blow.
no. 8 e 4 no. E l'ultimo? Sì. Sì. In 5 di cui uno è Mighty Blow. Prima il Mighty Blow. Marca 3. 12, 16 e 5, 21. Mighty Blow. Prendi 11. Poi no, gli no, altri. Tolgo i 5. Cioè tolgo 50 perché ognuno farà più di 10, sono sicuro. Sono due dadi a 6 più 4. Ah, ok. Quindi. Gli altri. 15, abbiamo detto? No, abbiamo 25. Detto 21. Ok, 21. Quindi 11. 21. Poi il secondo non ti fa danno. Il terzo non ti fa danno. Il quarto ti fa 0 danni. Anche l'ultimo ti fa 0 danni. Stang, allora, stang. Uno, come si dice? Ti piace sta armatura, Uno mi prende sul coppino e mi fa malissimo e tutti gli altri fanno e si sente tang tang. Bravo, attira l'attenzione. Mi sento forte. Aspetta, sono dei metallari. Mi sento forte, però in ogni caso. 37. I 21 li hai presi. Sì. E tu adesso che ti sei avvicinato un po', caro Locklear, senti che quando il mago dei Prole Oscura lancia un incantesimo, qualche cosa dentro di te è sbagliata. Si muove in maniera brutta. Come se stesse prendendo potere dal fatto che siete dei custodi grigi. Oh. Io se urlo mi sgamano. Sì. Quindi non dico niente per ora. E proprio nella situazione più sicura urlo. Lancio un incantesimo. Con tre stante di bonus. Fai un tiro salvezza, Katog, di self-discipline, autodisciplina, che okay. È su willpower. Sì. Con la difficoltà che... Valgono coraggio o morale? No, morale, self-discipline, 16 devi fare. Penso che 17. Ce l'ho fatta, 17. Okay. Penso che ce l'ho fatta di 1. Ah no, però è più 2 perché sei in rage. Sì, è vero. Quindi di un po'. Ok. Senti il tuo sangue che stava per essere strappato dal tuo corpo, un po' come fa Locklear, ma più violentemente. È mio! E stava per essere rimpiazzato da parte del sangue dell'altro. Posso fare una prova per capire? Fai una prova di Blood Magic. 14. Per la Madonna. Stava cercando di possedere Katog. Con la magia del sangue. Come Toro di Ferro. Con i tre stunt di spell. Quello che fa è però di... di quant'è che ce l'hai fatto di tantissimo? No, non tantissimo, ho fatto di 4. Di 4. Niente, allora si fa uno scudo di mana. Ok. Mana. Sta bene. Lo clear. Ti faccio vedere io come si usa la magia del sangue. Metto la mano sulla ferita, attivo la magia del sangue. Faccio furto di vite. No, scusa, non c'ho gioco. Calderone del sangue. E faccio Blood Wound su tutti. Ah, bravo. Hanno anche un meno uno, perché... Aspetta, fammi fare il tiro prima. Passatissimo. Molto. Hanno anche un meno uno. Praticamente cosa fa? Devono fare un tiro di salvezza, costituzione, stamina contro il mio spell power. Che è tanto. Il mio spell power è... Non me lo ricordo mai. Il tuo spell power è 10 più magia. 17 se hai 2, focus. 19 e hanno meno 1, quindi è 20. Sì. Il mago non ce la fa. Lo fai singoli? No, a gruppi. L'Arlock Alpha non ce la fa e i Genlock, che è loro che mi interessa. No. Attenzione, tutti. Il loro sangue inizia a zampillare dalle orecchie, dagli occhi e dal naso, il sangue nerastro dei Prole Oscura. E mentre zampilla non si sentono molto bene perché prendono tutti 12 danni. Non stanno veramente bene. Aspetta, 12 danni tutti e il prossimo round possono fare solo una minor action. E la Madonna. Magia fatto... del sangue, baby. 12 hai detto? Sì. Ho fatto tipo 100 danni in un round. Eh sì, sono tanti. Porca troia. Se era uno solo non fa un cazzo. No, beh, mica, però è bellissima, tappeto. E soprattutto hanno solo una minor, è quella la cosa più importante. E adesso, visto, posso percepire che mi è riuscito. Sì, beh, lo vedi okay. Che il loro sangue zampilla. Lo faccio, Katog!
Quello col bastone stava cercando di controllarti. Voleva prendere il tuo nome. Chi tocca? Tocca a te. Io gli passo in mezzo al gruppo. Giusto il mano, aspetta, scusa. E carico il... Passi tranquillamente perché loro sono storditi dal sangue che gli è stato tolto attraverso... Un po' come l'adamantio da Magneto a Wolverine. All esatto, sì. L'hanno, li ho magnetizzati. Vado di all out. Quindi faccio... 5 stunt. Beh, allora, penso di averlo preso. Penso di averlo preso. E quanta sigaretta? Perché gli ho fatto emozione del combattimento. Allora, 5, 4, 9, 4, 13, più aspetta, 11. Fermo, fermo, fermo. Ti curi di 2. Più 10. Quindi gli ho fatto... Vabbè, nel senso, ho preso più di 20. Ok? Allora, con 5 stunt... Lethal blow. Ah, tra l'altro, scusa, i danni quelli lì erano penetranti, eh. Sì, non avevo okay. considerato. No, con 5 stunt faccio... Perché in teoria di solito i magici considera. Non quelli di a meno di che non sia scritto penetrante. Con 5 stunt faccio Mighty Blow, Pierce Armor, che pago 2 in tutto, Disarm e Lightning Attack, che pago 1 in tutto. Vai, fai anche il Lightning Attack. Quindi hai fatto un mini primer, tipo... Esatto. Allora... Ah, tiro direttamente il tiro per colpire del Lightning Attack? Comunque, aspetta, bisognerà dire una cosa... Vai. Preso. Sì, bisogna sì. dire una cosa. È reso bene su questa cosa Dragon, perché vabbè, chiaramente è fatto principalmente per il picchiaggio, no? Però è reso bene perché il gruppo, quello classico da che fai in Baldur's Gate quando inizi la prima volta, guaritore, guerriero, ladro, non ti manca tra virgolette niente. No, è vero, funziona proprio così. Sì, sì, hai ragione. Allora, innanzitutto... Ma infatti è un gioco che è perfetto per tre giocatori e il master. Sì, però già il mago deve andare... Cioè, io perché ho sia danni ad area che cure. Lui è focalizzato solo sul picchiaggio. Lui si nasconde e va a prendere magari la gente da dietro. In Dragon Age il gioco... Non potevi farlo solo così. Dovevi avere tipo... Se facevi lo spiritile, facevi lo spiritile. Allora, innanzitutto facciamo un attacco fisico. Siamo anche di nono, eh. Innanzitutto facciamo un attacco fisico contrapposto. E... Chi fa di più... Cioè, se io faccio di più, lo disarmo. 16 4 e 4 8 e 1 9 e 11 gli ho fatto di più, ok, ti e lo lancio la sua il lancio suo bastone, lancio il suo bastone 4 più 7 11 metri 11 metri lontano da lui verso Locklear. Ok, a chi? Al mago? Sì, l'ho disarmato il bastone. Ah, ok, 11 metri lontano da lui. Ok, adesso tiro i danni. Allora. Pensavo che mi avessi sparato l'Arlock. No, no. Il... tuo! Allora, il primo attacco che è quello con Mighty Blow e Pierce Armor. E la madonna! Starful, lo ritiri? Non penso di no. Allora, 6 e 6, 12, 13, 18. 18 più 25. Okay. Mi ricorda Jacopo. Quanto hai fatto? Ok. Ah, ok, perfetto. Non serve il secondo. Al mago? Sì. E l'ho tagliato a metà. E con la minor action fa... E non provarci mai più. La cosa che vedi è che quando lo tagli a metà, normalmente quando tagli a metà un prole oscura qualunque, semplicemente cade a terra morto. Certo. Queste hanno quel sangue nerastro che avete visto negli altri prole oscura, che non sono proprio normali, che ti fa capire che sono i prole oscura di Acclesius, certo. Se ci fossero ancora stati dei dubbi. Perfetto. E io in questo momento mi sento potentissimo, perché io quando gli dico a lui, quello, tempo 2 secondi, fa una fine orribile. Si cristallizza quasi subito, sembra un po' come se fosse dell'Irium, però nero. Che schifo, ragazzi. Mamma. Una roba terribile. E dopo Katog sta Richard. E io come sono messo? Circondato? No, circondato no, perché loro non t'hanno visto e sono andati di nuovo tutti su Katog, tranne quello che hai attaccato prima. E va bene. Ok. Allora vado da quel il capoccia grosso. Sì. È ancora in piedi, no? Sì, è ancora in piedi. Perfetto. Allora andiamo da lui. Dai. Buono, provo ad attaccarlo.
E il mago, niente, è morto. Infatti, cioè, stavo pensando di attaccare il mago, ma evidentemente non serviva. Gli hai fatto esattamente un punto ferita in più di quello che serviva a ucciderlo. Che bellezza. Ah, che soddisfazione. Allora, sul ciccione grosso. L'alfa? No, no. Sì, sull'alfa. Ah, no, sì. Sì, non su Katog. Ah, l'alfa ha 12 di difesa. E buonanotte. Hai voglia. Passato alla grande con stand di 4. Bene. Quindi, Pierce... Okay. Che mi costa 0. Anche perché vedi che è una bella armatura robusta di metallo, a differenza degli altri che praticamente non hanno niente addosso. Immaginavo. Con uno stunt faccio a lightning attack. Mm-hmm. Cioè con due di stunt. E con i restanti due mi nascondo. Allora, danni sono... Che schifo di tir. Sono 16, 17. Ok. Con Pierce. Il secondo attacco, vedo se lo becco. Sì. Sono 11 più 8, 19, quindi sì, lo prendo. E stun. Per verificare lo stun... Lui deve fare un tiro di costituzione. Mm-hmm. Stamina. Sì. 15. Ne ho un'ora, ma nel suo prossimo turno. Vabbè, comunque ha fatto 17. È il prossimo turno, come lui gli ha tolto i 3-6. bravo, fai il pignolo. Non ci sei tu qua, devo farlo anche per te. No, perché tanto adesso toccava loro. Ah, ok. E vabbè, allora Stan non serve un cazzo. E con gli altri due invece io mi nascondo bellamente. Vai, nasconditi. Vediamo se ti vedono. Sono 9 più 1, 10 e 17. Mi sa che ti vedono. L'Arlo Calfa ti vede. Aia. Forse anche gli altri. Wow, ha fatto 13. Ai ai. 13 e 4, 17. E che cos'è? Sei fortunato che io sono potente. Va bene. Così. Adesso non ti possono fare niente. Sono solo una minor. Cazzo, hai ragione. Minchia grande, mamma mia. Hanno solo una minor, ma comunque... Vedi che l'Arlock... urla qualche ordine in una lingua che è impossibile da comprendere anche per un custode grigio. L'urlock. E tutti si mettono più o meno sulla difensiva. In particolare, 4 si girano verso Katog. Beh. Compreso l'Arlock Alfa. Arrivo, non mi preoccupare. Katog, il prossimo è quello! Perfetto. Quello che strilla! E sta Locklear. Il sangue dei Darkspawn mi piace di più all'esterno. Blood no jutsu. E rifaccio Blood Wound. Non so come si dica. No, però riuscito. Tiro solito. Di costituzione? 19 stavolta. Costituzione e stamina se hanno. 21 l'Arlock Alfa. Ok. Dai, fallito. Bastardi, fallitelo. Questo l'hanno fallito. Quindi, adesso devo guardare poi se fa danni lo stesso all'Arlock. Allora, loro sono 10 danni. E non possono. E possono fare solo una minor. Garantissimo. E l'Arlock Alpha forse i danni li prende uguale? O metà? No, non prende niente. Non prende niente. Adesso prende in faccia a me. Possibile. Non suonava benissimo, eh. Beh, neanche tu neanche stamina. Ti curi di 5. Ma stamina. Stamina. Oh, scusa. Katog. Carico. E mi nascondo con la minor. Posso? O è solo il ladro? Solo il ladro. Mi ha fatto più nell'erba. Ok. 8, 9, 10. 10 più 10, 20. Preso. Non ho fatto stunt. Adesso... Però ho fatto... Cato, uccidi! Gli ho fatto... vediamo... 12 più 17 più 25 di nuovo. 42. Io guardo Cato che ha durato. Perché... Cioè...
Non so se è un mio nuovo potere che io gli dico quello sì. Lo one shot o è attaccato che è troppo forte. Ti sta prendendo la mano. Ho fatto come tiri di danni in... Ti do uno scopo. Cioè, in caso, tirare così le caratteristiche di un PG di Dungeons and Dragons. 5-5-6. Beh, quelle di Kato le hai tirate così. Sì, 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 è vero, sì, cioè, più doppio di miei punti, tipo. Anche l'Arlock Alpha viene tagliato in due. Ah. E anche questo, vedi, che si cristallizza il sangue. E io adesso nella scena proprio da B-Movie, ne indico un altro a caso di quelli e faccio... Ora quello! E vedi l'altro che fa un passo indietro. Il Gerlach fa un passo indietro, ancora più sulla difensiva. In realtà, adesso che è morto l'Alfa, vediamo se restano lì. Vediamo se fa un tiro di rotta. Sì. Ah, bene. Meglio. Prendono tutto il coraggio che hanno nelle loro brutte e schifose mani. E tocca a Richard. Sono rimasti ancora lì tutti? Sono rimasti lì sei. Col sangue che gli continua a uscire dalle orecchie e dagli occhi. Uccidili. Vabbè. Mi sono dimenticato di segnare il mana. Il però prima sono portata di zampa? Anzi, io questo mana glielo succhio a Kato. Vai, vai, vai. 4, quindi mi costa 4. Vai sul più vicino. Tanto sono tutti uguali. Oh mio. 18. Sei perfetto per te. Senza stunt. La mia riserva di mana. 116 punti ferita. Se una sacca di sangue, come dicevamo prima. Sì. Witness me! Bella citazione da bruttissimo film, proprio che non è piaciuto a nessuno. No, non è piaciuto a nessuno, soprattutto a Simone. Abbiamo visto una cosa. Io non ci credo ancora, come molde. Abbiamo visto della luce. No. È un miraggio. No. Ma l'abbiamo visto. Io finché non lo vedo... Secondo me è possibile che fosse photoshoppata. Ci avrebbe messo di più a fare. Non vogliamo fare spoiler, però non so, io ho una punta di speranza. Forse Simone tornerà con la sua presenza online solo per far vedere una cosa che ci ha promesso 2 anni. Ormai. 2 anni fa? Quando era? Sì, più forse. Un anno e mezzo. E la speranza è l'ultima morire. Quanti danni hai fatto? 24. Sta funge anche tu. Ma lo conti sempre più 7? Sì, sì, altrimenti col cavolo che faccio tutti questi danni, però sì. E non c'ha lo spadone. Ma gli hai fatto anche il backstab? Yep. Loro hanno 6 di armatura. Hai aggiunto anche le armi telecinetiche? Sì. Cioè, ho capito che sono intontito, però... L'hai aggiunto più 7. No. Della mia magia. E... No, il problema è che a me non escono gli stunt, che a me servono quelli. Sì. Però ne hai ucciso uno. Yeah! Quello che era già stato ferito prima. Bravo, bravo. Io l'ho tenuto fermi per 6 round. Tu hai ucciso uno, però bravo. Mo, molto bene. Non mi piace combattere a me. A lui piace vendere tutte le altre cose. Ma anche a me piace vendere le cose. No, a te piace prendere i soldi. A lui piace vendere. È vero. Me ne frega un cacchio di vendere. Nasconditi, Richard. Nasconditi, Richard. Non posso nascondermi se non faccio lo stand. Allora sta lì. E allora... Ti hanno visto. Buongiorno. 11 e... Posso girare direttamente pagina. 6 fa 17. Sì. Di cosa? Per colpire. Possono fare solo la minor. Ah, giusto, è vero. Non posso, no. E allora no. Non posso fare niente. Furto di vita è più forte che i vampiri. Cazzo, è potentissima sta cosa. E vabbè, si spostano soltanto, si ridistribuiscono sul campo di battaglia. Perché non scappano. No. Non è un problema. L'ho clear a questo punto. Più sangue! Kadog, quello! Dico uno a caso. E gli faccio sanguinare di nuovo. Si sono spostati, ne puoi prendere solo metà. Se mi avvicino? Comunque ne prendi metà. Quante da Kadog da quanto sono? 4 sono su Kadog, 3 si sono allontanati... Di? Da Kadog? Una 15 di metri. Se mi metti in mezzo tra i due? Non so come funzioni Bloodwound. No, è 12 metri. Intorno a me. Cioè, se mi metto tra i due in modo che siano entro 12 metri da me. Allora sì. Cioè, chiaro, poi se fallisco mi vengono tutti addosso. Certo. Però io ci provo. Anche sull'erba. Allora. Era un 6. Vabbè, tanto uguale. 2 non mi basta. Però ce l'ho fatta. Con 2 faccio...
Sono, poi te lo dico, sono... Tanto prendo il sangue a lui. Sono 6, però aspetta, ti curo di 5. Quindi un danno. Allora, 1 della cura, andato, ancora 4 round. Poi, quindi io spendo 1, 2, 3 di mana. E i danni... 17, basta? 8 danni, no, 19. 8 danni. Katog, continua la carneficina allora. E sono lì con le ginocchia che gli tremano perché non riescono. Sta continuando a uscire sangue poi. Cioè, non, cioè quanto gli ho fatto? Ho fatto 20 danni di più? Di dissanguamento. Più, 30 danni. 30 danni. 12 di dissanguamento, più. Cioè 30 danni di dissanguamento a me con lo clear sono quasi morto. Beh, colpirlo, cioè, l'avrò colpito. Aggiungo 11. Quindi. Sono seghe loro. Infatti. Aspetti, due stunt. Anche se fai fumble li colpisci in teoria. Ok. Sono di nuovo 10, 14 più 25. Funziona benissimo. Sangue cristallizzato. Aspetta, ecco, standard. Mighty Spell, faccio un dado da 6 in più di danni. 5. Sono... Io ho, cioè, ho gli occhi completamente neri, la pupilla completamente dilatata, vedi che sono una bestia setata di sangue. Il problema è ucciso di nuovo? Sì. Cato che era quello! Richard! Again! Tu pensa a un mago come si può sentire dietro che fa quello! Sei una mia magia! Quello! E la tua magia meglio non riuscita. Non sto neanche più gridando, non sto anzi, ma cioè sono una... Un, come una, si macchina dice, una macchina silenziosa che si sposta. Esatto. Sì, sì. Allora, sei vicino a 2, quindi nel caso tu abbia modo e puoi attaccarne 2. No, no, sappilo, no. Se fai un lightning attack, sì. No, non mi stanno uscendo gli stunt. Ah, vabbè, cazzo. Quello è un altro discorso. molto semplice. Comunque, 16. Preso. A dire il vero, siccome non sono più nascosto, 16 mi sa che è più per il deception mio, non per l'attacco. Non t'hanno visto, sono troppo occupati a perdere sangue dagli occhi e dalle orecchie per dagli notarti. Okay. Mi sanguinano gli occhi e non solo. Quindi in realtà per l'attacco diventa... Quando 7 più 2 9 più altri 7 sono 16 più 1 17 di tiro per colpire. Sì, preso. E 17 per pignoleria, per far capire quanto è OP questo incantesimo. 22. Il dado da 6 più magic lo prendono anche quelli che riescono nel tiro salvezza, perché subiscono questi danni e devono fare un tiro salvezza sulla costituzione o poter fare solo una minor. Porca troia. Beh, comincia a funzionare. Ora capisco perché la magia del sangue è illegale. Un po' tipo le balestre nel Medioevo, l'arma del demonio. Esatto, Comunque, Richard ne uccidi un altro. Yeah! Ma perché te l'ho allentato? Se la fai anche a Kato, come tappo. Infatti, no. No, lui no. Lui lo uccide di merito suo. Povero Richard. Di merito un sacco utile. Di merito suo più altri 37 danni che gli avevi fatto tu, però. Vabbè. Ma Richard no. E... Cazzo che è mio amico. I prole oscura si spostano ancora di più tra di loro. Forse scappano addirittura. Però tanto possono fare solo una minor. Quindi comunque si muovono soltanto. Ok. Qual è il gruppo più consistente? 2 o 1. 2 o 1? Gli altri sono morti tutti. Vabbè, io vado su quei 2. È a 24 metri? Non erano 12? No, non faccio blood. Ah, ok, di 2. Allora sì. Vi disparo col bastone. Su uno, quindi. Ho speso solo 36 mana. Sì, su uno dei due è quello che mi sembra messo peggio. Quali identici. Preso. Spendo 2 di mana. E gli fai un dado da 6 in più. Rughe di mana a lui. Katog. 3, perfetto. E ti curo di... 5. Perfetto. Quindi guadagni 2. Ti succhio il sangue e guadagni 2 punti ferita. Come il morso del vampiro. È perché i salasci fanno. Quindi non spendo niente. Come puoi insegnare sono... Game of Thrones? 2 dadi da 6. Sono 13 danni.
sto usando la parte della scheda che sto usando di più sono i danni che mi vengono fatti e curati, perché sono l'unico che le prende per davvero, e c'ha Liller che continua a buffarlo e mi si sta bucando la scheda. Sì, è vero, quasi si sta bucando a me sul mana un po', però neanche, no, perché io non è che lo ricancello poi. Infatti, perché Richard no, perché tanto non lo vede mai nessuno. No, esatto. Richard è in un barile in mezzo alla pianura. Esatto. È come la cassa di Solid Snake. Tra l'altro, fun fact, in Evoland 2 c'è un certo punto, un pezzettino in cui devi sgattaiolare tra le guardie per fuggire dalla prigione. Fai tutto il primo pezzo nascondendoti nelle ombre, poi a un certo punto arrivi in una stanza dove c'è una scatola di cartone. Ci clicchi sopra, esce la tizia che viene con te, che è il PNG, che ti dice: non farai sul serio, vero? Non funzionerà mai. Non funzionerà mai. Ovviamente lo fai, uscite. Ah, ottima idea, non pensavo avrebbe funzionato. E puoi farti chiamare Solid Snail. Andate a giocare a Evo. Che belle le trollate. Fatto. Tra l'altro il primo ci avevi giocato quando ero ancora qua. E mi ricordo che ti è piaciuto di brutto. E anche il 2 mi sta piacendo parecchio. Conoscete Evoland? È un gioco dove inizia che è tipo in 2D, in bianco e nero. No, è solo un poligono all'inizio. Tipo. All'inizio sei, no, in grafica da Game Boy. Okay. Poi passi a 8 bit, 16 bit, 32 Ma poi, bit, tipo, 3D. I primi forzieri che apri. Apri il primo forziere, hai trovato il suono. Che e ti mette il sonoro del gioco. Hai trovato i colori. Hai trovato gli 8 bit. Hai trovato i 16 bit. Hai trovato il 3D. E il gioco diventa 3D. Che figata, bellissimo. È bellissimo. Il primo è sulla storia degli RPG. E il secondo è sulla storia dei videogiochi in generale. Ah, okay. Mamma mia. Lui per cui c'è anche il professor Layton. C'è dentro bellissimo. Di tutto. C'è la parte platform. Dopo lo clear sta a Katog. Quello! Appunto, quello. Quello. Quasi fumble. Però dovrei averlo colpito. Sì, lo prendi anche se fai fumble. Ma fumble non lo prendi. Non aspetta, lo prendi, ma ho fatto un stunt da uno. Sì. Mighty blow. Oh, ma tu te lo ritiri? Sì, ritiro, giusto, io lo posso ritirare, non è un problema. Ah, però non è fatto male. Poco uguale. Meglio. Beh, oddio, l'ho ammazzato lo stesso. 7, penso. 9, 23. No. 25. L'hai ammazzato lo stesso. Però hai fatto 9 meno 25 34 meno. E questo ti fa capire perché nessuno rompe il cazzo ai cunari. Soprattutto quelli con lo spadone a due mani. Con lo spadone a due mani. Che sia. Ma li stai contando i danni? Sì, della rabbia. Sì. Sì, 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 sì. No, beh, altrimenti non arriverai a 25. 23 22. Ah, se no non è 25. Richard, vabbè, sta diventando ripetitiva questa cosa. Sono gli ultimi due rimasti che stanno scappando. Potete lasciarli scappare oppure ucciderli. Ma coltifero, mai, sia mai. Vabbè, uno lo raggiungo e lo attacco. Posso fare backstab? Sì, anche perché stanno proprio cercando di scappare. Che schifo, ancora niente stunt. Non pensavo provassero emozioni, eppure sono riuscito a spaventare. In realtà penso che sia stato tu in questo caso, però me ne vanterò io poi. No, in realtà è stato tu. Perché se, loro finché combattono con uno che li ranca di botte non hanno nessuna paura. Ma l'hai fatto tu a pezzi il tipo. Sì, no, ma tu non potresti. Tutti e due i loro capi. Ah, beh, sì, è vero. No, però pensavo non avessero paura neanche in questo. Ma penso che, che l'alfa... Istinto di sopravvivenza. Che l'alfa tipo li mandi in rotta proprio psichicamente, cioè... Ah, visto, perché è morto lì. Cioè, perché visto che li controlla... Perché di solito quando erano da soli, senza alfa, eccetera, continuano a combattere finché non muoiono. Secondo me è una specie di effetto elastico al fatto che sono disciplinati quando c'è l'alfa, ma quando muore possono avere uno shock, cosa del genere. Comunque ancora 24. Ne uccidi un altro. Ne rimane solo uno che sta scappando lontano... E sta a me. E sta a loro che fa... Non gli hai fatto no, Blood Wound, quindi scappa. Di quanto? Loro si muovono di... non tantissimo, però neanche così. Quello poco. Era tipo a 15 metri da me. Sì, prima. E loro si muovono di... Velocità... Loro si muovono di 12, quindi fanno 24 metri. Fa 24 quindi metri. A 39 metri. Mind Blast. Concentro, allungo la mano e scarico un'onda di energia spirituale e tanto prendo il mana da te. No, nessun problema. 5 e ti curo di 2. Perfetto.
Quindi spendo... Ah, niente. Tiro lo spell. Passata. Deve fare un tiro salvezza Strength Might, CD 19. No. È buttato a terra. Non può fare una major action il prossimo turno, solo la minor. Ah, ICC. Il crowd control. Knocked prone e perde tutte le azioni preparate. Giusto per... Katog. Non ci arrivi. Eh? Non ci arrivi. Però ci vado. Anzi... Ah, io col movimento mi avvicino. Anzi, no, no, no. Allora, io sono completamente macchiato di sangue da testa ai piedi. L'ascia è completamente rossa. Anzi, no, non rossa. Nera. Nerastra. Tranne il filo, perché c'è la cosa telecinetica, quindi non esatto, la attacca al sangue. Esatto, non lo raccoglie. E sono macchiato, sono completamente coperto di nero dalle mani fino agli avambracci. Io... freddamente butto per terra la spada, tiro fuori l'arco, incocco e gli scaglio la schiena. Vai! La grande 6 e 2 e 2, potrei aver fatto addirittura uno stunt, penso di aver preso perché comunque con l'arco ho più 9. Sì. No, non è vero, meno. Vabbè. 5. L'hai preso lo stesso. Ok. Non è telecinetica. Non è telecinetica, però con uno stunt da 2, con lo stunt da 2 faccio... Mighty Blow, perché no? L'arco fa... 6 4 più ah no scusa 2 di 6 perché mai chiedo, quindi 6 più 5 11 aspetta no, più perception. Ah, perception, sì, no, sì, appunto, più 5, sì, no, nel danno 6 più 5 11, cioè c'ha più 5 perception, che cazzo di tiri avevi fatto, madonna, davvero. E cade a terra morto. Cioè, era già a terra in realtà. Quindi solo... C'è altra roba? No. Neanche altri nemici. Altra roba. 5. Ok. Con 3 dadi da 6. Bravo, Roberto. Ho fatto 5 bravo. Con 3 dadi da 6. Molto, molto bravo. E vabbè, mandate il culo con i tiri salvezza. E prima di spegnere, gli succhio del sangue. 4 ti ha curato di 5, se ne riprende no, 4. Spendo, aspetta a segnartevi, perché spendo 4 di mana e ti curo di di cazzi. Fantastica sta cosa. Blood Mage. Direi che vai full. E la Maddo, sì, vado full. No, forse no, 10 20 28 34. E non ho speso tutto il mana questo combattimento. Metà. Che schiappa e Dark. Inizio a vedere se c'è roba di valore. Che purtroppo non ci sarà. Su Darkspawn. Beh, ma no, ah no, io mi avvicino, mi vedi con la faccia quella sì, un po' affranta. Perché il combattimento per me non è stato divertentissimo. Certo, che per lo clear, no? Per Roberto sì, molto. Per lo clear è stato divertente. Quindi si avvicina da un calcio all'alfa. Perché tanto so che tutta la roba è rovinata. Sì. E lo guardo un attimo. E poi vedete che invece faccio... E quando gli dai un calcio vedi che qualche cosa si smuove, perché il corpo sbatte contro la sacca che aveva appesa di lato, e senti un rumore di cristalli nella sacca, che è una cosa molto strana. E in quel momento si accendono due luci, okay, che sono quelli nei miei occhi, esatto, che illuminano, che anche se è appena l'alba, illuminano, e apro la sacca di botto. Sono cristalli della madre. Che cazzo me ne frega, finché si vendono può essere anche un tentacolo di Cthulhu per me. No, vedi che sono dei medaglioni. Sono dei medaglioni d'oro con una gemma grigiastra al centro, da cui senti provenire dell'energia magica, di entropia. Posso fare una prova di... È un'aura molto forte di entropia. 14. Ci sono dentro le anime intrappolate di qualcuno, una per ogni amuleto, e solo sull'alfa ne vedi 5. Richard! Sì? Controlla se anche gli altri hanno questi medaglioni, non toccarli. Ok. Quanto possono valere? Medaglioni? Ma non lo so, te lo posso provare, fammene vedere uno. Perché dentro probabilmente c'è l'anima intrappolata di qualcuno, però se si vende bene... Ah, anima? Cato che è ammutolito e sta guardando i corpi,
tagliate a metà di netto. No, no, e tu non hai neanche una ferita. Sono attonito perché mi guardo attorno, vedo i corpi tagliati a metà e mi ricordo che qualche giorno fa, i primi Arlo che avevamo combattuto mi avevano tenuto testa. Io mi guardo attorno e sono tagliati di netto a metà. Soprattutto tu non hai ferite e i tuoi due compagni stanno frugando i cadaveri come tranquilli proprio, no? Come se non ci fosse niente. Ora capisci perché i custodi grigi sono gli unici in grado di sconfiggere un flagello quando arriva. Porca vacca. Ti manca solo un arcidemone. Io non vedo l'ora perché devo diventare il migliore fra i cunani. Cioè, fra i talvascio. Quelli con le corna, insomma. Comunque ho fatto 17 a valutare. 17? Sì. Potrebbero valere 12-15 monete d'oro l'una. Ok, dimmi una cosa. Valgono questo valore perché sono magici con dentro le anime o li varrebbero lo stesso? Perché sono di quel valore lì gli oggetti. Ok. No, Richard non è in grado di valutare il grado di magia che ci stia dentro. No, ma non voglio avere a che fare con i maghi poi, quindi. Però se già valgono di loro. Per liberarli, immagino che di solito tu debba rompere. Posso pensare a un modo per romperli senza rovinare troppo il valore? No, cioè puoi sprecando sangue di Katog? No, sprecando. Quello che puoi fare è rompere la gemma senza rovinare il medaglione d'oro. Perdi 4-5 monete d'oro sul valore. Allora ammetto, quanti ne abbiamo trovati in tutto? Allora, se guardate tutti i cadaveri, ne hanno 5 a testa, quindi ne trovate 40. Per la Madonna. Quindi io li ho messi tutti in fila sull'erba e sono seduto lì in caso con la mano sotto il mento che sto pensando se per 5 monete d'oro vale liberare le anime di qualcuno. Beh, Locklear sono 400 monete d'oro. Ma potrebbero essere 600 o di più. Intanto mi sembra 500. Comunque strano che dei prole oscura abbiano questi oggetti addosso. Non mi distrarre, sto pensando ai soldi. Io mi avvicino e che abbiano questi tutti, pensieri non mi toccano. E che abbiano tutti un uniforme. Infatti stavo dicendo, io mi avvicino a Richard e gli dico, ti ricorda qualcosa quel simbolo lì? E poi guarda il sangue, sono quelli che servivano. Cato, che ne pensi? Li liberiamo o ci teniamo più soldi? Mi dispiacerebbe se le vostre anime fossero intrappolate in una cosa del genere. Ma certo che li liberiamo. Scusa. Certo? Siamo certi che sei certo? Certo che li liberiamo, scusa. Richard, che ne pensi? Siamo già straricchi e dopo potremo diventare ancora ricchi, ma andando avanti farete più soldi di quanto ne potremo. D'altra parte è giusto che i custodi grigi ogni tanto facciano un'azione buona, soprattutto se poi li incontriamo ci potrebbero ricompensare. Ricordati. Facciamo che ne liberiamo la metà e vediamo che persone sono, se sono persone di merda non le liberiamo. La metà, aspetta, non ci allarghiamo, io volevo dire facciamo i buoni eccetera, liberiamone una. Ah, ok, va bene. Era tipo il pugnale. Locklear, l'uomo più ricco del mondo che ha salvato. Non l'uomo più ricco del mondo che ha sfruttato. Ma questa è la quinta volta. E non salvo il mondo se salvo 40 persone. Beh, magari dentro c'è un... Magari sono del Tevinter tipo quello con la tavoletta. E magari c'è il cuoco più bravo del mondo. Hai rotto una gemma. Prova a guardare con la vista un po' magica. Per fai una prova di magia. La putain. 5 stunt e 21. Hai distrutto la gemma e hai liberato l'anima che c'era dentro. Di questo sei sicuro. Ok. Il medaglione ha ancora del potere. Non sapresti dire che cosa faccia. Dentro. Non c'è più l'anima e... Quanti soldi ho perso? 5 monete d'oro tipo. Non pare sia successo niente. Penso di averla liberata. Però ovviamente non è che posso seguirle o sapere bene. Dobbiamo decidere se liberarle o portarceli via così. Dove vanno? Intanto, una volta Richard. Te? Gli passo il diario di Ethan. Tanto che io esamino ancora un po' i medaglioni. Guarda se trovi qualcosa su questi strani proli oscura. Le anime liberate dove vanno? Penso che o vanno... Le anime di solito vanno nell'oblio, no? Si dice che vadano o nell'oblio
o che tornino al creatore. Ci sono due filosofie diverse. O sono tornate nell'oblio o sono tornate al creatore, perché penso che comunque siano morti. Quindi non se erano morti, se gli hanno rubato l'anima lasciando il corpo in vita, potrebbe anche essere tornata nel robot. Vabbè, una delle tre, sono tutte e tre buone rispetto a che si è intrappolate su sto mondo di merda. Beh, scusa, allora fai una cosa, tu li tieni fino a quando non li vendi. Quando decidi di venderli, decidi se romperli o no. No, io li romperei adesso. Bravo. Romperli, rompile. Va bene. Tu controlli perché le spezzi troppo e poi dopo non valgono. Io sto molto attento, cioè faccio proprio l'incrinatura minima. Piuttosto ci metto due ore. Con lo scalpello. Con lo scalpello. Pink. Con lo scalpello con sopra l'arma telecinetica che ho fatto con, che ho fatto con il sangue di Katog. Ping. Ping. Io inizio a romperli intanto che lui cerca. Intanto, Richard, fai una prova di cunning. Erano 40. Quasi si ritorna con le 50 torce. Eh sì. Beh, sono 13 con stunt di 6. Sono grosse monete, praticamente. Sì, sono grosse monete. 13 con stunt da 6. Allora, trovi praticamente subito, apri alla pagina giusta per puro caso. Che botta di chiulo? D'oro o d'argento? D'oro. Stanchissimo! Non sono abituato a pensare alle monete d'oro di Dragon Age. È come in Dragon Age, il videogioco, che sei povero, 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 e poi colpo ricco, ricco, ricco. Quando iniziano a droppare i Darkspawn mi sembra anche giusto. Dicevo, non trovi niente di specifico su questi prole oscura o sulle uniformi che hanno, ma quello che trovi è che già l'avevate più o meno capito, ve l'avevano detto. Il punto di Acclesius è raccogliere le anime di quelli che sognano per usarli come aveva fatto lui con gli altri magister migliaia di anni fa, cercando di aprire il portale verso la cittadella del creatore, uccidendo gli elfi. Qua lui vuole raccogliere il potere dei sognatori per risvegliare quei demoni i senza forma, i dimenticati, in particolare uno che è senza forma e che potrebbe essere per alcuni non un demone ma l'ultimo degli antichi dei che rimane dormiente. Ok. Cosa è successo? Io sto piangendo. Sì, infatti tutto bene. Tutto a posto, scusate. Ho appena guardato il mio sacchetto, ho visto che io avevo 4 monete d'oro dopo tutto lo sbatti che avevo fatto. Ok. Quindi sono immensamente ricco. L'altra cosa che trovi su questo discorso... Abbraccio Katog. Va bene. Io lo abbraccio di rimando. È che gli unici probabilmente che possono resistere a questo incantesimo di Acclesius, che dovrebbe diventare sempre più forte adesso che c'è quella fenditura rossa nel cielo, sono i nani, perché non sognano. Okay. E quindi sono immuni ai suoi poteri. E gli elfi con la barba? Sognano, anzi sognano molto gli elfi. Ma scusate, però è oscura, cioè questi qua sono dei poveracci. Chi armerebbe? Poveracci, ma hai visto cosa c'hanno? Ma infatti, ma chi armerebbe così dei poveracci? Cioè... Perché hanno bisogno delle anime. Sì, esatto, cioè... Non solo abbiamo rovinato il piano di Acclesius facendogli perdere 40 anime, siamo anche fottutamente ricchi. Da. Dobbiamo trovare Acclesius e dobbiamo trovare... Un mercante con un sacco di soldi. Sì, anche gli altri Darkspawn, non è detto che siano gli unici. Potrebbero avere altri medaglioni, mi sembra un'ottima idea. Ah, esatto. È esattamente quello, dicevo. Ah, ah. Potrei costruire una torre di magia tutta mia. Ah, ah. La torre di Locklear. Lock Tower. La Lock Tower. Ah, ah. Poi ti candidi come presidente. Inizio a fare dei disegni su come sarebbe la Lock Tower. E che non assomiglia alla Duck Tower di Paperinik. Ma beh, dobbiamo proseguire per Acclesius. Beh, mi sembra ovvio, tanto non è stato faticoso, no? La strada probabilmente è quella giusta. Beh, direi di sì. Se ne incontriamo altri, ovviamente è il nostro dovere di custodi grigi, in caso, se li vediamo anche in lontananza, seguirli, ma certo, farli fuori, certo, in modo da liberare altre anime. Assolutamente. E poi potremmo proseguire verso la strada. Ah, poi dovremmo anche... Quanto sei caritatevole? Lo so, l'ho sempre detto. E invece io sono caricatevole, perché carico... Complimenti comunque, Ma infatti visto... non lo so... Non hai strillato, non hai fatto cose strane, ti vedevo concentrato. Ma sarà... Forse perché mi sono tenuto leggero.
Ma no, sei cambiato armatura? Hai mangiato. No, che ho mangiato. Secondo me è la magia, quella che ti sei mangiato. Ah, quello lì. Devo continuare, evidentemente. Ah, una cosa. Quando arriviamo là da Clisius e lo uccidiamo, dobbiamo vedere se per caso ha, cosa ne so, un sacchetto di questi medaglioni qua. Mica che beh, poi, chiaramente. Mica che poi un altro mago li trova. E... No, esatto, è meglio che nessun altro mago li trovi. Infatti. Meglio che... Ma nessun altro in generale. Sì, sono completamente d'accordo. E quindi ricordiamoci di cercarli. Richard. Sì? Ti siamo fottutamente ricchi e gli do tipo una pacca sulla spalla. Sì, sì, in effetti sì. Pensa che fino a poco fa ero io quello più ricco del gruppo. Ne sei sicuro? Facevo tin tin 80 monete d'oro. Tin tin tin. Le aveva trovate nella fortezza della veglia. Sì, era da, te avevo detto io di andare a prenderle. Quelle là erano del gruppo. Ah, già, giusto. Ma non ti preoccupare, la fortezza della veglia. Tu hai preso 80 monete d'oro, io mi prenderò la stanza del capo. Sì. E mentre vi avviate verso sud-ovest alla ricerca della torre dove si nasconde Aclisius... Cosa che per me non è più per la salvezza dell'uomo, ma per, i medaglioni. Esatto. Ma sono convinto però. Ottimo. L'importante è avere un movente. Il sole sorge. Come ed disse? È un sole molto più rosso. A causa è stato della versato fenditura. Del sangue. Sì, è stato versato anche del sangue. Anche da qui si vede, sì. Perché era nello spazio, tipo. Sì. Io la guardo e per me non è più rossa, ma è dorata. E si chiude la nona puntata di Dragon Age. In maniera molto materiale, ma d'altra parte ognuno deve essere spronato in qualche modo. Infatti. Sì, sono molto soddisfatto anche io da questo combattimento, sì. Devo ammetterlo. Anche perché non ho speso 98 di mana come l'ultimo. Infatti io sono finito sano e ho fatto tantissimo male e sono molto contento. Quello che avete ascoltato era Fumble. È il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Siamo i più fighi del mondo perché siamo parte di QWERTY, che è il miglior network di podcast in Italia e miglior radio online. Ci trovate su fumblegdr.it e su QWERTY.it, dove potete anche andare su QWERTY.it/associati e darci i vostri dindini, oppure potete andare su QWERTY.it/survey e partecipare a un sondaggio perché qualcun altro ci dia i dindini al posto vostro. Ed è meglio altri che... Ed è meglio perché ce ne danno di più. Non era questo che dovevi dire. È come meglio, no? Perché in questo modo facciamo in modo che persone che possono supportare l'associazione in una maniera più strutturata lo facciano. È la stessa cosa, ma io l'ho detto più da porcaro. Ma è anche in maniera più sintetica e meno ipocrita. Noi vi ringraziamo per averci seguito. Andate su YouTube se volete vedere le nostre brutte facce mentre giochiamo. Andate su YouTube anche per metterci dei mi piace o dei commenti. I commenti li potete anche lasciare su Spreaker alla pagina di questa puntata. Andate anche su canali come Quel Gioco, fate like, condividete, guardatevi i vari video. Esatto. iTunes, tutto quello che vi pare. iTunes, lasciate anche delle recensioni, delle votazioni a 5 stelle. Settimana prossima di nuovo Mondo di Tenebra, ma nuovi personaggi, nuovo master. Preparatevi al tremate. Non diciamo niente. Solo i nomi dei clan senza dire a chi appartengono. Va bene, se Claudio 2 ha deciso, sì. Li dico tutti, sì, io. Sì. Ah, li dici tutti tu. No, tu che hai deciso. Ok. Allora, i clan sono linee di sangue, in realtà. Linee di sangue. Malkavian o Malkovian, come Malkovian. Nosferatu. Burakumin. E Meket. Adesso che non vi dice niente, tutto questo, ci sentiremo settimana prossima con i PG nuovi nel 1980. Con questa roba qui, credete, in camera, sì. Vampiri. 1980. Quindi devo soltanto ricordare un crossover tipo tra vampiri e kung fu. Nessuno ha capito niente. Evento storico, datemi una mano voi ora. La crisi di Cuba dei missili nucleari. Ok, c'è stata, sì. C'è stata. Durante quel periodo. Ricordo quando. Vabbè, lo scopriremo su Wikipedia perché non lo so neanch'io. Sarà un crossover tra Kung Fury, sì, e anni 90, sì, e vampiri. Sì. Noi ci sentiamo settimana prossima. Nel frattempo non fate fumble e ascoltate le voci nella testa. A settimana prossima. Buon Towel Day. Ciao. Ciao. Grazie. Arrivederci e grazie di tutto il pesce. Addio e grazie per il pesce.